Benvenuti a Compila, quindi va. Aiuto, sono bloccato. Mi vedo bloccato nel video. Aiuto. Spero che non sia bloccato così anche la mia immagine. Aiuto. Ciao Muzio, ho una domanda, mi vedete bloccati o mi vedete bloccato e inchiodato oppure... Allora sono fermo davvero. Magnifico. Ottimo, perfetto. Guardate come sono bello, guardate come sono... Mi sono inchiodato in maniera... Allora, aspetta che provo... Ah, si è sbloccato. Sono sbloccato ora, vediamo se mi sono sbloccato. È il bello del software, diciamo che... Vediamo un po' statico. Spero che però io adesso mi vedo sbloccato, spero di essermi sbloccato anche perché meglio statico che stitico. Questo poco ma sicuro, poi a parte che non c'è pericolo perché ho preso degli antibiotici fino a 2 giorni fa e quindi siccome quelli sterminano i batteri cattivi e buoni, infatti la farmacista mi ha detto prendi anche un po' di fermenti lattici che ti fanno bene perché... diciamo che mi sono espresso, ho espresso molto spesso il mio... Non è ancora bloccato, no? Com'è? Sono bloccato. No, adesso sono... Ora sono fluido, ora sono fluidificato, perfetto. Poi dopo mi andrò a vedere questa live perché prima, se il fermo immagine è quello che vedevo io prima, era bellissimo, perché proprio... Ero proprio un'espressione. Meno male che mi ero bloccato così, sennò era. Vabbè, l'importante è che abbiamo schiodato la situazione via, sennò tanto meglio così lasciamo spazio al codice, come dire. Quindi, no, bentornati, ben arrivati, scusate per la settimana di assenza, ma. Ho avuto un ascesso causato da non si sa cosa alla fine, perché la diagnosi è stata anche lì, la diagnosi è stata un po' come il dentista ha fatto la stessa faccia della cam prima che avevo, nel senso che siamo passati dal dover ricostruire un dente da zero smontandolo prima, quindi una cosa che l'Odissea di Ulisse è roba, come dire, una passeggiatina, una gita, una crociera in barca, tiriamolo via, e quindi una soluzione drastica nell'altro senso, lasciamo tutto com'è perché attualmente si è sgonfiato tutto, non sto bene, spero che non si torni a infiammare, chi lo sa, si è infilato qualcosa da qualche parte, non me lo sono spiegato, fatto sta che avevo una faccia che sembravo Amtaro, cioè c'avevo tutte questa parte gonfia, ero così, ero tutto, perché da granché tirare da una parte, e quindi non mi sembrava il caso di andare in live, anche se probabilmente ci saremmo fatti 4 risate, oddio, io per un paio di giorni ho visto un po' i sorci verdi, devo dire, quando mi capitava qualcosa sotto a quel dente mi vedevo le stelline, poi dopo... Poi sono andato di urgenza, ho chiamato il dentista, ho detto io avrei questo problema, dovrei venire il prima possibile. Ah, ma noi per una giornata non avremo la luce, quindi non potremo fare nulla. Però la mando al giorno dopo ancora, dopodomani, alla sera alle 8.45. Ho detto, però non c'è male, come... Adesso mi vedo... No, spero che non sia bloccato nient'altro. E
Per cui mi sono preoccupato un po', sia perché sarebbero passate delle ore, sia perché poi mi sono imbottito di ibuprofene e alla fine, come dire, qualche effetto l'hanno dato, mi sentivo come il cotone nella testa, come se avessi la testa piena di cotone, ero un po' rintronato, ho detto no, qui la live non possiamo farla, e quindi anche perché è partito martedì, mercoledì erano in estrema emergenza, giovedì mi sono andato a far vedere, quindi dopo nel weekend insomma siamo un po' rientrati, dai, tutto sommato non ho capito cos'è stato, ma tanto meglio così, tanto meglio che se ne sia andato. E quindi e dunque, notizie della settimana, beh, è stata completata la line up, come si dice in gergo per chi frequenta le conferenze, per i topi da conferenza di TDEFCON, l'ho messa anche nel calendario perché così non mi scordo la... Infatti dovrei fare una marea di slide, adesso vi metto il link nella chat, vediamo se arriva il link nella chat, link alla conference per chi è interessato, per chi c'è, per chi ci sarà o non ci sarà. E quindi io ho ben 3 sessioni, quindi mi sparerò, in realtà mi sparerò prima, perché poi se ci arrivo abbastanza tranquillo poi tutto sommato forse passa, però prepararmele tutte e tre, però saranno molto pratiche. E ne ho una su Alpine.js, che non è l'autoradio ma è un framework JavaScript, e poi ci sarà anche quello di Kestrel Game Engine, che mi ha risposto su Twitter, ha detto che ha dato un'occhiata alla live e quindi ha detto che se ho domande, se voglio fare addirittura Patrick, l'MVP francese che ha il canale anche lui qui su Twitch, ha detto facciamo un hackathon di gaming, ho detto calma, abbiamo sino fatto volare un aeroplanino, è un po' a fatica, quindi come dire... come dire, andiamoci con calma, perché non so neanche come funziona, cioè abbiamo solo proprio visto l'introduzione, per cui ho detto prima di andare a fare cose di cui potrei pentirmene o delle iniziative che non riesco a sostenere, andiamoci tranquilli. No, però dai, alla fine ci sarà anche lui con il creator di Kestrel Game Engine e quindi farà vedere forse cose che abbiamo sperimentato anche noi in live, però ho visto che ci sono in realtà 2 sessioni, una il primo giorno e una nel secondo, dove parla di forms, di generation, shaders, customizing the editor, quindi un po' di dettagli, quindi ci sarà anche una sessione su... Stavo leggendo un po' il programma. Ah, hanno messo anche l'ultima Penguin. Cos'è? Ivan Luciano De Souza. Comunque quest'anno veramente international, perché abbiamo gente da Europa, Stati Uniti, Brasile, cioè veramente più che European, international. Quindi casi di sviluppo su Linux, che è una cosa interessante effettivamente. Quindi ogni tanto l'abbiamo provato, l'abbiamo utilizzato, però ci siamo solo passati. Come sarà una sessione su Docker di Claudio, io ne ho fatta una l'anno scorso, ma un'orettina era effettivamente molto poca per andare via rapidamente. E poi ho fatto un seminario di qualche oretta al Delphi Day. Quest'anno se ne riparla ancora ai TDEFCON, sia perché è importante, sia perché avranno detto ci ha provato Marco a spiegarlo 2 volte, non ci è riuscito, proviamo a fare spiegare uno che magari è capace, diamogli tutto il tempo. No, vabbè, però a parte quello, so che Claudio è molto skillato e quindi sicuramente anche questo sarà interessante. La parte di HTMX, che sembra la nuova moda, adesso mi piacciono queste mode che nascono non so, che fioriscono e poi svaniscono. Questo HTMX, cioè un HTML con dei markup, degli attributi che fanno in modo che si riesca, come dire, in maniera dichiarativa a invocare delle API ed aggiornare automaticamente la pagina senza teoricamente, o scrivendo
pochissimissimo JavaScript, per cui sarà interessante vedere un po' di vederlo un po' in azione. Ho visto un filmato dove se ne parlava, quindi era interessante. Documentazione delle applicazioni con Markdown. Poi abbiamo il buon Maurizio, che stasera non c'è collegato. O che non lo vedo collegato, adesso gli tirerò le orecchie. Ma c'è anche una cosa sulla Clean Architecture che mi interessa molto, in chiave con Delphi, perché io l'ho visto su .NET. Non mi ha del tutto convinto il Domain Driven Design, non lo so, mi lascia ancora un po', è molto complesso, quindi mi lascia ancora un po' perplesso, più che altro perché se lo introduci in un team o si va tutti assieme oppure ci viene un casino che conviene, come dire, lasciare le cose in maniera più semplice. Ma viste FireMonkey, insomma, come dire, argomenti Delphi, non Delphi o correlati a Delphi nei dintorni, alla fine ce ne sono abbastanza, quindi, come dire, non mancate, venite se potete iscrivervi, così si fa anche una bella cena, quattro chiacchiere, una risata assieme. E di solito, per chi non c'è, se qualcuno non c'è mai stato, merita, perché è molto molto, sia la parte dei contenuti, sia la parte accoglienza, la compagnia, collaborazione, racconti, condivisione, è, come dire, sempre molto molto interessante come evento, è molto molto interessante. E detto questo, quindi argomento della live di stasera in realtà è molto blando, tra l'altro l'ho aggiornato, spero, nel titolo, sì, a volte mi scordo, mi sono dovuto fare una checklist delle cose da fare prima della live, perché sennò finisce che mi dimentico. La musica non so se è abbastanza, se è alta, se è bassa, se è fastidiosa, spero di no, anche perché poi non le vado mai a ricontrollare le live, quindi non lo so se per caso è troppo alta, al limite mi alzo un po' il microfono, ecco, così abbasso un pochino, che la sento abbastanza alta. Vediamo di regolarlo un po'. Tanto deve fare giusto giusto il sottofondo. Quindi, dicevo, argomento della creazione di un gioco del Tris, in realtà l'ho visto, ma parliamo di tanto tanto tempo fa, un filmato di Ray Konop, che tra l'altro è presente anche appunto a IT DevCon, che faceva vedere un po' di usi delle sue, diciamo sue per dire, Radiant Shapes, che è un pacchetto che si può scaricare gratuitamente, o almeno fino a un po' di tempo fa era così, spero che lo sia ancora. Radiant Shapes sono delle forme, quindi abbiamo delle frecce, magari dei fumetti, nel nostro caso servirebbero delle X e delle O, con diversi effetti, gradienti, effetti glow, quindi un pochino, come dire, spinte dal punto di vista visivo, per andare a fare delle interfacce che siano accattivanti, ovviamente usando FireMonkey. E quindi diciamo che sono qualcosa in più delle shape classiche con cui abbiamo a che fare, che sono proprio le primitive geometriche abbastanza scarne, quindi senza dover lavorare troppo su gradienti eccetera, con questi pacchetti si riesce, in questo pacchetto ci riescono a mettere giù questi disegni che sono un pochino più bellini, ecco, da un punto di vista. E l'obiettivo in realtà era implementare un algoritmo, un minimax, che è un algoritmo che viene usato in questo genere di giochi, ovvero quando ci sono due entità che come dire, fanno strategicamente, si contendono, ecco, dove c'è una valutazione delle mosse e un tentativo di andare a vedere in avanti cosa succederà per scegliere la strategia migliore fondamentalmente per vincere, ecco. Però è un algoritmo, non è complessissimo, quindi potrei capirlo anch'io, però intanto volevo mettere giù un'interfaccia così per realizzare un gioco magari che si possa giocare in due, quindi pilotato da noi, con una logica molto di base, quindi qualcosa di molto molto easy da fare,
dove magari io faccio il mouse, clicco, seleziono delle celle, vado in qualche modo a, come dire, a giocare, a determinare se la partita è vinta, se si sta giocando, qual è il giocatore 1, qual è il giocatore 2, rilanciare un altro gioco e cose di questo tipo. È una logica che io spesso utilizzo, propongo come esercitazione in Angular o in React o in Vue in qualche corso, perché è comodo per riuscire a orientare un po' gente che lavora nel web e che è abituato a dei framework, come dire, un pochino vecchiotti, a iniziare a ragionare con la libreria che si sta utilizzando in ambito web, perché c'è chi è abituato ad esempio a lavorare col DOM, andare a prendere degli ID, mentre in questo modo si cerca con TypeScript o con JavaScript, sfruttando il framework, di tenere aggiornato quello che è lo stato del gioco. E quindi non so se esiste già, potresti fare un sudoku. Sì, anche questo potrebbe essere interessante. In Delphi, sì, no, chiaramente. Non mi ricordo, cioè, non ci ho mai giocato, che la somma deve essere uguale in tutte le direzioni. Lo faceva mia madre anni fa. Io ho detto, c'è proprio una bella pazienza a fare. Però, sì, cioè, più che altro è la generazione della griglia. E poi ho visto in giro qualche esempio, c'è un utente che ho iniziato a seguire, adesso non mi ricordo il nome, ma magari mi recupererò, lo riciteremo in una delle prossime live, perché fa delle cose molto interessanti, tipo generazione esatto, deve avere la stessa somma, tipo generazione di labirinti, cose di questo tipo, in maniera, come dire, il classico labirinto con un percorso, oppure labirinti con stanze molto aperte, tutto customizzabile. Quindi si concentra molto sul gioco, ha fatto un platform in due dimensioni con FireMonkey, cioè tutto open source, quindi sarebbe interessante andare a dare un'occhiatina, a vedere un po' come funziona questa roba, per così, anche per curiosità, per vedere come ho ottenuto certe cose. Però con calma, anche perché sarà un ottobre caldo, adesso dovrò preparare tutta la roba per la conferenza, poi ci sono un paio di appuntamenti, un po' di impegni, e quindi ottobre sarà un po' difficoltoso, ma cercherò, insomma, di fare il possibile per... Detto questo, allora io mi vado a avviare il buon Delphi, così iniziamo a lavorarci. E l'idea è buttare giù un'interfaccina. Sono sempre in dubbio su qual è il modo migliore di realizzare delle cose fatte a griglia, perché il grid layout c'è, ma non mi piace tantissimo, si fa un po' fatica, come dire, a metterlo equivalente, cioè con righe, colonne perfettamente quadrate. Quindi adesso andrò poi a studiarmi un attimo la situazione, anche perché sarebbe bello, come sempre, poi, visto che è FireMonkey, portarlo anche su Android, provare. Io mi sto tenendo qualche applicazioncina su mobile, tipo quello che abbiamo fatto, il generatore di immagini, perché è carina da vedere, e quindi, come dire, anche girando gli dico, vedi, questa l'ho fatta io, che gli dico, ma no, ma l'ha fatta tale signor Compila, cognome quindi va, ha detto no, sono io, non vedi l'avatar che è cicciottino, e che in realtà poi dovrò aggiornarlo, perché no, ancora va, l'avatar va ancora bene, però sono una quota meno 20 kg e quindi ricordi la tombola? No, com'è che l'avevamo fatta la tombola? Li avevamo messi giù, secondo me, sì, in griglia, però secondo me li avevamo disposti dividendo, posizionandoli forse in maniera assoluta, erano stati sicuramente generati a runtime, perché erano troppi da mettere giù in griglia, e quindi avevamo buttato giù tutte le immagini, quindi un ciclo for con tot di distanza, ed era un po' a dimensione fissa, mentre a me piacerebbe che fosse adattiva. Quindi sì, era una sorta di griglia, però ottenuta con
barba trucco, quindi c'era un po' il discorso che l'avevamo gestita in questo modo, quindi dicendo questo è lo spazio, divido, so che sono larghe tot, quindi me la gestisco in questo modo. Delphi si sta ancora avviando nel frattempo, perché tutta la CPU la griglia la creavi tu, sì, infatti alla fine o forse avevo usato la grid mettendo le grid item a mano, dovrei riguardarla, però vabbè, in questo caso sicuramente c'era una parte a runtime, perché erano troppe da buttare giù secondo me tutte assieme, però come dire, in realtà potremmo anche vedere se c'è l'articolo originale del Tris o qualcuno che ha fatto un gioco del genere, magari con qualcosa di equivalente, tanto per i componenti layout sono addirittura anche in Delphi, perché anche se graficamente come dire, qualcuno l'ha simulato, magari cioè so che Ray Konopka l'ha fatto in questo caso. How to create, c'è anche un tic-tac-toe, c'è qualcuno che l'ha fatto in console, quindi vabbè, ci sta, non è che ok, però qui si va molto più sull'algoritmo che non sulla parte grafica. Tic-tac-toe machine, ce n'è un sacco, è il gioco più realizzato di quelli. Qui c'è qualcuno, Not for Programmer, 3 array, qui ho usato un array di t-edit, no dai, questo è brutto, facciamolo con quello giusto. Qui c'è il video. Easily build a cross-platform tic-tac-toe game in Delphi. Ok, però non vorrei vedere il video, questo perché il video me lo potevo guardare prima, effettivamente me lo potevo ripassare, però c'è anche un articoletto, forse. No, finisce qui. Ottimo. Benissimo, quindi new game, Radiant Playlist, Radiant Tic-Tac-Toe. Forse fa parte di ci sono dei demo, ok, fa parte dei demo, quindi lo vedremo in un demo. Vabbè, però io lo voglio fare io, quindi voglio usare Radiant Shape, ma non vorrei che lo facesse per me. Comunque intanto dobbiamo installarli, quindi prima, come diceva Fahrenheit, andiamo per gradi, poi dopo vediamo il. Quindi adesso mi cambio la visuale, mi metto in coding, mi bevo anche un goccetto d'acqua, quindi abbiamo il nostro buon Delfone che è pronto, Welcome to Delphi. La versione 12 non so se è ancora in cantiere, non so quando arriverà, se arriverà, se ne parla da tanto, però qui è ancora, scusate, bevo un goccio d'acqua. Beva. Ci vuole il suono beva. Quindi noi andiamo a creare la multi device, come sempre. Facciamo anche application. Così iniziamo a fare qualcosa qui. Il film War Games degli anni 80 utilizzano questo gioco per dimostrare che alla pari di un'eventuale guerra termonucleare globale non ci saranno vincitori. Sono distratto, può vincere questo. prima di creare il progetto forse era meglio se installavo il package, perché magari vuole anche riavviare l'ID, e quindi quel film lì è bellissimo, lo devo rivedere perché non me lo ricordo quasi più. Però molto profetico, molto. Poi tutti i film dove fondamentalmente appoggiano la cornetta e fanno il travaso di dati con. Mi ricordo un po' i vecchi tempi. Mamma mia, come lento mi sta tenendo tutto il. OBS stasera sta. Non dirmi che non hai visto il film, l'ho visto, ma talmente tanti anni fa che. Cioè, mi ricordo, non mi ricordo i dettagli, ecco, dovrei
recuperarmelo, quello tra l'altro è, una volta ci sono alcuni film che devo riprendere assolutamente, perché allora vediamo, lo chiamiamo Tic Tac, sai perché si chiama così tra l'altro? Sarei curioso, scommetto che è qualcosa di orientale o qualcosa del genere, no, non penso, non dovrebbe, però Forms Main, ok, facciamo la nostra main form, che chiameremo main form, guarda te che caso, non l'avreste mai detto, non l'avremmo mai detto. Allora, name main form, scritto anche un po' better. Dai, OBS, mollami questo ambiente. Devo eliminare da OBS un po' di... Effettivamente, però, se chiudessi questa cosa qui, forse andremmo via anche un po' più spediti. Era backdoor. Allora, però probabilmente devo... Get it package manager. Ok, adesso vai in search. Dovremmo averceli, a meno che io non li abbia già installati, perché ogni tanto mi tornano anche utili. No, non ce l'ho, quindi bonus Radiant Shapes inclusi nella mia subscription, quindi backdoor del super computer. No, infatti mi devo riguardare un po' questi filmoni, il computer con le scarpe da ginnastica, no? Con le scarpe da tennis. Poi c'era anche Daryl, c'erano quei filmoni anni 80. Trovo però che, come dire, nel loro essere fantascientifici siano molto più profetici di quanto ad oggi si tende a rappresentare cose appena futuribili, ma c'erano dei bravi sceneggiatori. Oggi sono in sciopero, hanno ottenuto di poter usare ChatGPT e di non sottoporre le sceneggiature a ChatGPT. Vedete che c'è lo sciopero in corso di attori e sceneggiatori, per cui se mi metto un po' meglio. Tra l'altro notate la mia maglietta Houston, non si vede, I have so many problems, che è perfetta per questo. Allora, sì, accetto la licenza di uccidere. Require restart, devi installare il package. In realtà non so cosa ne faccia del restart, però restarta, come si può dire in italiano. Quindi andiamo a installare. Basta, non hai già installato. Effettivamente potremmo andare a vedere il demo e dire abbiamo fatto, e quindi però no, dai, volevo. Ah, cioè alla fine mi lancia questo, poteva anche, come dire, proprio un setup classico, quindi distribuito attraverso il restart now, vai. Ha già chiuso il progetto. Questo che è rimasto qui, quitta, non dovrei avere problema di RAM perché sono passato a 32 giga schietti, e Chrome, che vede che c'è più RAM, ne occupa di più. Allora a questo punto siamo sempre a punto e capo, un bastardo che si allarga fino a quando ce n'è e occupa più RAM metti e più se ne mangia, quindi il problema non lo risolvi mai, perché è sempre questo vorace divoratore di RAM. Forza coraggio, via questo. C'è proprio OBS che tiene un sacco di CPU, lo vedo, cioè tiene il 5%, però la tiene abbastanza stretta e quindi ogni altra cosa è rallentata, cioè di solito ci avviene uno schiocco di dita, mentre prima ho collegato un disco, prima che mi aprisse tutto ci ha messo un sacco di tempo.
ottimo, abbiamo anche il Radiant Shape, c'è il gagliardetto, quindi col gagliardetto è perfetto. Quindi forza e courage, riapriamo anche il nostro progetto, così possiamo iniziare a lavorarci. Tic-tac-toe. Dicevamo, un layout a griglia, in realtà sulla documentazione di qui dovrebbe esserci anche una spiegazione abbastanza ben fatta delle filosofie dei layout, perché sapete che noi possiamo innestare tutti i componenti, i controlli come vogliamo, e abbiamo quindi a disposizione dei layout. Ce ne abbiamo, adesso c'è il mio testone davanti quindi non si vede, forse così si vede, abbiamo tutti questi flow layout, grid, tra l'altro di grid layout ne abbiamo due, perché c'è il grid layout, il grid panel layout. Il grid layout penso che poi vada con i pixel XY, quindi non sia quello che grid si intende griglia di pixel, cioè in posizione assoluta, ma però dovrebbe essere il layout, perché in altri framework il concetto di grid indica un'altra cosa, non indica una... Però c'è anche il panel, il flow layout, il flow layout break sono quelli che vanno di seguito, poi c'è lo scale layout che, data la dimensione iniziale, quello che ci metti dentro, se tu lo riduci va a ridurlo in automatico, quindi potremmo anche usarlo come contenitore in questo caso del nostro. Però sugli altre cose non me li ricordo, quindi io farò così, metterò un scale layout, non un layout 3D, grazie, un scale layout, ok, così, e lo allineo al client, così, perché il client ha sempre ragione. E dopo questa, e poi faccio anche un F1 per andare a vedere se per caso mi dice qualcosina a riguardo di questo layout, ma più che altro degli altri, per farmi un ripassino, perché poi qui il più è mettere giù la griglia, il resto è un pulsante avvia, cioè non è che ci sia poi molto da fare. Sera ho la sete chimica, come suol dire. Scale layout, ok. Grid Explorer, che potrebbe anche essere interessante, che roba è. Grid Explorer è un file explorer fatto con la griglia, quindi Explorer è perché è proprio Explorer, quindi ok. FireMonkey layout strategies, ok, questa calcolatrice, questo che si dispone a cerchio, a parallelepipedo, a cono rovesciato, come dice citazione di Aldo Giovanni e Giacomo. Quindi smooth inertia scrolling, questo non l'ho mai provato, lo voglio provare, però non in questo caso. Quindi interfaces, abbiamo scroll box, layouts, simple container, di layout, ok, questo è solo l'equivalente di un panel della WCL, questo è quello che riscala per ottenere un adattamento automatico rispetto alle larghezze e altezze originale, ok, scroll layout no, flow layout no, grid layout divide i controlli figli in una griglia di celle della stessa dimensione, quindi c'è, ah ok, però se ne vado ad aggiungere un altro, beh, in realtà potrebbe essere l'ideale, perché in questo caso io non devo aggiungere controlli dinamicamente, quindi non ho un qualcosa di grid panel, a differenza poi ridimensionare lineare all'interno della cella,
quindi ti dà una cella e poi dopo tu all'interno della cella la metti come vuoi, mentre il grid layout forza la dimensione in modo che siano tutti come dire forzati su un certo layout. Quindi potremmo, beh, in realtà potremmo anche fare qualche prova. Buffer layout, usa il memory buffer, così può essere ridisegnato utilizzando il buffer invece che, ah ok, quindi meno flicker probabilmente. In many cases l'effetto è un faster refresh del UI control. Se la superficie è larga può avere conseguenze negative sulla memoria, perché deve tenersi un bitmap con dentro tutta l'immagine ovviamente. Vabbè, la parte 3D è altro che roba. Qui si parla un po' delle scalature, dei vari layout. Side of the control, set automatico, grid layout is used. Allora proviamo col grid layout. Quindi io qui dentro vado a mettere un grid layout. Ok, quindi questo è il mio layout. Metto un layout per fare una specie di pulsantiera, non una specie, ma layout diciamo abbastanza classico, ci può stare, e questo lo allineerei al top, oppure oppure anche a sinistra, a destra, non lo so, vediamo, intanto lo mettiamo lì. Questo lo allineo al client, ok, e poi dentro vado a mettere, per fare una prova, un button, un altro button, cioè, ma non dentro il primo, lo voglio nella grid, ok, e lui li dispone sempre così. Però lui come fa a sapere che quando è arrivato in fondo è andare a capo? Dipende da infatti questo è il mio problema, che io vorrei allinearli in modo che arrivino, cioè ho capito il concetto della griglia che li tiene, come dire, tutti su righe e colonne, però il concetto è che a questo punto io dovrei in realtà ridimensionarli, ma non ci riesco perché devo farlo tramite, dovrei tenere sempre questo impostato a un terzo delle dimensioni del pannello, e a questo punto ce li ho assegnati, a parte che però li potrei sovrapporre. Poi bisognerebbe vedere, quindi forse non è il controllo più adatto, ma ci pensiamo un attimo. Se ridimensiona il tutto, lui riscala? No, se ne frega altamente, quindi questo scale layout non mi sembra molto, probabilmente mi manca qualcosa, però questi sono all'interno, quindi devono essere line no, fit non c'entra, questo allineato al client dovrebbe seguirlo. Comunque in realtà poi è tutto legato a questo grid, quindi in realtà potremmo anche non metterlo. Niente, secondo me mi è più conveniente provare l'altro grid panel layout, dov'è questo qui. A parte che parte già con due colonne, e quindi dove qui si può andare a stabilire esattamente 50-50, ok, quindi in questo caso dovrebbe diventare un 33-33-33 e quindi 33%, 33%, ok, e qui ne mettiamo altri 33%.
andare per approssimazione successiva. Che ci vuole a farli uguale. Il problema dei float è appunto che quando io ne ridimensiono una, gli altri si dividono un po' lo spazio, quindi tendono a un 33% senza fondamentalmente arrivarci quasi mai, se non per approssimazioni successive. Però anche in questo caso io potevo, sono anche un salame, perché potrei dire visualizza come testo e fare questa roba qui, 33, quindi 33, 33 e qui idem, row collection 33%, ok, qui c'è un item, qui c'è un altro item e questo sono altri 33. Perfetto. Dopodiché faccio un bel view as text. View as form, scusate. Ok, è un po' deforme, però ci sta perché chiaramente divide in parti uguali un'interfaccia che non è perfettamente quadrata, però vai in DFM e scrivi a manina. Esatto, ho letto adesso, però vedi che ci intendiamo. No, infatti mi scordo, perché mi scordo sempre che poi lo faccio così, ma ok. A questo punto io qui dentro posso andare a mettere quel cavolo che voglio. Cioè, posso metterci anche più di un controllo, mi viene da dire, giusto? Ad esempio, questo l'ha inserito... Dove l'ha inserito? L'ha inserito nel... No, è fuori dalla griglia. Se invece lo voglio nella griglia, devo scegliere la griglia e fare così. E a questo punto ho la mia control collection che gli dice qual è la riga e la colonna di appartenenza. Ok, però non voglio metterci il button, ma quindi se metto qualche altro controllo, ovvero fatto così, a questo punto 1 1, colonna 1 0, se questo lo metto in 0 0 non ci può stare proprio di un controllo, l'altro deve ovviamente passare dall'altra parte. Hai le proprietà riga e colonna nell'oggetto, sì. Qui anche, se non ricordo male, potrebbe essere, no, nel control collection. Ok, il problema è che io vorrei alternare due visualizzazioni, però a questo punto prima faccio una cosa, mi vado a vedere un attimo questi radiant shape che sono qui in fondo. Dammi una visualizzazione un po', dai, che qui, ok, così forse radiant shapes. Properties, mi piacerebbe vederli un po' più grossi. Mettili anche large, mettili large che va bene. Ok, qui abbiamo la X, poi avremo anche il cerchio da qualche parte. Ok, tipo la O, la X, ok, radiant ring. Che proprietà? Vediamo un attimo. Dovrebbe avere anche ring size. Ah no, questo è il ring size e la dimensione. Ok, ok, ho capito, capito, capito. Dovrebbe avere però un editor stretch. Non stretch, stretch. Ha un suo editor pixel, però sì, non è che abbia
About, non mi interessa. Quindi come fill avrà già un solid, mentre se lo metto gradient, ok, è già qualcosina di visivamente un po' più bellino, è un po' piccolo. Sto prendendo, come dire, solo un po' le misure. Dai, OBS, mollami questo ambiente. Ok. Questo mi starebbe anche bene. Proviamo a metterci anche una X. Non dentro a questo, dentro al grid panel. E anche questo potrebbe essere un 100. Tra l'altro, se non ricordo male, non c'era anche una sorta di proxy o clone? Si riesce a clonare facilmente un oggetto FireMonkey? FireMonkey TFMX Object. Perché in questo caso, se fosse... Allora, methods... C'è un clone... L'unica cosa è che le classi want to clone, ma questo però è un oggetto FireMonkey sicuramente, perché se io vado a vedere, give me the code, thanks, adesso tiro su un po' la CPU di Delphi, perché altrimenti non mi bloccherò la live con questa cosa, ma corro il rischio. No, vai ai dettagli. PDS, proviamo a tirarlo appena un po' più su, giusto. Volevo dire Radiant Ring, forse non abbiamo il sorgente, però non abbiamo il sorgente e Radiant Shape, oppure non c'è il percorso impostato. Ok, però questo sarà un FMX object, immagino. Vabbè, in realtà potrei fare, faccio presto, scrivo, faccio un doppio clic e scrivo, come si chiama, Radiant X1 clone, ok, FMX object. Quindi questo perché? Perché mi piacerebbe creare le mie versioni di, come dire, di oggetti, magari renderli non visibili, quindi prendere questi simpaticoni qui, portarli fuori e poi clonarli magari dentro la griglia. Quindi Radiant X, Radiant, propone anche la Z. Che poi dopo vado anche, perché l'ha chiamato Z, che è una O lo stesso, e anche magari mettergli un pochino, come dire, la O rossa, la X potremmo farla blu, ad esempio potremmo usare Phil Collins. Allora, gradient, sì, è un po' fumetto, colore pastello, però mi può star bene. E potrei mettergli anche un glow effect. Glow effect. Come bellino. Come sei bellino. Questo effetto glowoso. Allora, colore magari potrebbe essere qualcosa di vicino al colore di primo piano. Quindi abbiamo 34 milioni di colori, un rosso normale, niente, eh? Ok, ce l'abbiamo, anche se sì, un po' violento, però vabbè, tanto qui ci si può lavorare sopra alla grande, quindi
Roger Blue. E magari, ecco, anche lo strike, stroke, infarto. Qui dove siamo? Sulle X. Allora, la X la facciamo in un colore blu-blu. Blu-blu-blu-blu-blu, di Paul Newman. Se vi piace, chiamatemi. Rosso è un po' allarmistico, però vabbè, ci può stare, dai. Questo tono mi piace. L'unica cosa, fallo un pochino più ringside, un po' più lì. Ok, perfetto. Quindi questo lo chiamo symbol X, questo lo chiamo symbol O, questo è il glow O, questo è qui è il glow X. Ok, come dire, più o meno, diciamo, non è un granché, però sulla griglia funzionerebbe pure. Quindi a questo punto questi sono già fuori dalla griglia, quindi questa la chiamo game grid, main form, game grid, i vari symbol. Ok, aggiungiamo al main form un layout banalissimo, poi possiamo anche andare a customizzare un po' meglio. Lo allineo al top, questo è il top. La game grid è allineata al client, ma dovremmo, come dire, spostare questo primo dopo, non mi ricordo mai. Come si fa il move up e move down? A portarlo appena un po' più, ah, non si sposta. Non mi sta considerando. No, non deve star lì dentro. Ma siete parte dello stesso, non è che ho messo il layout nella griglia, no. E quindi che vuoi? Strano che non mi accetti il... che c'è un problema con la live. Non mi si abilitano queste cose qui. Strano. No, ma l'ha allineata. Stavo guardando questi io. Sono proprio scemo. Questi portameli via dalla... Era già a posto, stava spostando, che li vedevo sempre. Nello stesso punto pensavo che la griglia non si fosse mossa e quindi insomma, è proprio giovedì, quindi. Allora, button is ok, quindi se metto new game o nuovo match, poi mi inventerò qualcosa del genere, quindi un start button e poi dopo andiamo a vedere
come impostarlo, quindi ci vorrà anche un action list. Ok, main actions, install button, gli do come azione, ah non ho quello definito, giustamente lo sposto qui, mettiamo una start action e poi vediamo. Name start action, start, ok, start action, start, perfect, ok. Allora andiamo a implementare un po' di logica di gioco, poi qui ci penseremo, ovvero facciamo una unit che chiameremo tic-tac-toe core game, tic-tac-toe core game pass, da non confondere col game pass. Ok, allora pensiamo un po' alla logichella da implementare, che potremmo implementare come segue. Potremmo farci la classica classe tgame uguale class public, qualcosa di public ce l'avrà senz'altro, e qualcosa invece di private. Private oppure non lo so, chiamiamolo max, numero massimo di turni che useremo anche per come dire inizializzare la griglia. Fatemi pensare, 9 turni. Allora facciamo anche un player, ma no, ci pensiamo dopo. Oh sì, guarda, lo faccio come lo faccio generalmente all'interno del... Vabbè, che non ho un simbolo, quindi player 1, player 2 va benissimo, anche perché poi sarebbe interessante chiedere i nomi, quindi facciamo... Ok, giocatore 1 e 2 va benissimo. Non ci sono problemi, quello che devo fare lo faccio. Allora, quindi nel momento in cui noi inizializziamo il gioco, new game, andiamo a inizializzare lo stato iniziale del giochino. Quindi qui andremo a fare un po' di cose. Nel costruttore sarebbe interessante poi chiamare questo new game, però io in realtà vorrei che la mia interfaccia, e pensarci bene, potevamo anche disegnarlo forse come una paint box, però volevo usare i gradient shape, quindi come dire, vabbè, vediamo un attimo. Allora, per la logica di gioco io userei un bel vettore con le mie se li metto, questo in realtà potrebbe stare anche altrove, infatti lo metto qua sotto, un bel insieme di costanti implementative. Allora, fboard, la mia tavola, che è un array di potremmo usare dei simboli, un char per fare un, come dire, stavo pensando se fare una, la O e la X oppure l'1 e il 2, perché poi alla fine ci sta, lasciamo un attimo così, tanto poi fa un char cosa, non è che cambi molto l'occupazione di
poi dovremo fare anche un numero di turno per comodità, cioè il numero della mossa. Ci troviamo nella la mossa 1, 2, 3, quando siamo arrivati a 9 siamo ovviamente in lo stato del gioco, quindi potrei dire game, potrei mettere anche un game status. Potremmo dire che il game status è stiamo giocando, o la partita è vinta oppure la partita è fatta. Quindi potremmo dire playing o running, non so come chiamarlo, tie victory, pareggio o vittoria, chiaramente dell'uno o dell'altro giocatore. Questo più che game è una game, potremmo definirla come game session, una sessione di gioco. Ok, bravo. Quindi più che new game facciamo che la creiamo ogni volta che abbiamo bisogno di come dire, andare a iniziare un nuovo gioco. Quindi constructor create, in modo che qui inizializziamo tutte cose, come si dice. Inherited create, anche se non sarebbe obbligatorio chiamarlo perché è un oggetto tradizionale. Qui dovremmo inizializzare la nostra board, ha un T-Array, potrei dargli già una dimensione, però potrei scriverlo, è meglio allora che lo scriva così, ovvero 0 da 0 a 8 o da 1 a 9 off char. Per inizializzarlo, in realtà è già inizializzato, potrei dire faccio un fill char di del board, meglio una stringa forse, perché qui lo metterei tipo spazio vuoto oppure stringa vuota. Facciamo spazio vuoto, che vuoi? Ah, il conteggio. Beh, per quanto metti la lunghezza di board, e poi no, scusa, già ho questo, potremmo usarla, giusto questa, per dire array se lo creassi, come non detto, facciamo così. Non ho idea se funziona, però quello potrebbe essere un set, dovrei fare set length, e così diventa dinamico, quindi tutto sommato set length di max turni, con la set length inizializzerà in qualche modo? Non penso. Quindi potrei appunto fare un fill char di spazi. Questo potrebbe stare come metodo privato. Sto facendo un po' troppe segmentali architetturalmente parlando, forse sì. Il turno è il primo, la prima mossa. Che altro potremmo indicare? Potremmo indicare il giocatore, che il player, quello che sta giocando. Player, cosa usiamo? Sempre il char oppure 1-2? Boh. A questo punto mi serve un po'. Il char è stampabile, che è un po' più comodo, così vedo. Però non c'ha molto senso. Un intero forse, vabbè, va bene così, va bene così. Quindi all'inizio facciamo che il player che gioca sia sia la X per convenzione. Partiamo col turno 1
il gioco ha un suo stato, più che status, che è un po', ha un suo state, i game state, ok, che partirà da state, sarà playing, oppure se l'accetta si scrive un po' meglio playing. Quindi inizializziamo la board vuota, il giocatore è la X, lo stato è gioco in corso, il turno è il primo. Ok, quindi a questo punto tu lo sai, è vero che il segno che inizia è quello che vince sempre. Dipende. No, non lo so. Cioè c'è una mossa, c'è una sequenza, ignoro che ci sia una sequenza che possa vincere in ogni caso. Diciamo che se inizia è molto facile. Però che sia certo non lo so. In effetti non ho poi mai approfondito bene questo. Adesso vado a sgrufolare Wikipedia perché mi è messo curiosità. Ho sempre giocato sui banchi di scuola con le matite, quindi a volte ho vinto, a volte ho perso, quindi popolarissimo gioco di carta. Se c'è uno schema fisso ce lo diranno, e la madò. Addirittura nell'antica Roma. Allora, viene l'elemento pedagogico. Il primo programma era OXO, bello OXO comunque. Dimostrazione per furto di strategia. Ecco, questo dovrebbe essere appunto il OXO, l'ho visto a Rimini nel. Vediamo se in English c'è un po' più di, come dire, gameplay. Ok. Allora, Games Up Rotation Space. Se giocato ottimalmente da entrambi i giocatori, il gioco finisce sempre in un pareggio, rendendolo un gioco futile. Probabilmente se lo metti al centro hai più probabilità, però non è certo. O meno, qui non mi sembra che lo dica, magari qui non hanno. Player can play a perfect game vincendo o pareggiando. Diciamo che se puoi sempre pareggiare, però che io sappia, mettendo al centro non hai la garanzia di vincere. E win the player two in a row, get three in a row, block, fork. Però diciamo che se giochi bene l'altro gioca bene, pareggiate, quindi. Dato che la versione italiana ha un po' abbreviato, cioè qui quanta roba c'è, voglio dire. Già, molto probabile, ma non si direbbe che ci sia una vincita sicura al 100%, almeno qui magari non c'è semplicemente scritto, però noi faremo finta che non guastatemi la festa. Ok, quindi a questo punto quello che io devo fare fondamentalmente è dire giusto, ci manca il winner. Sì, winner. Scusa, anche qui il char. Non so perché devo mettere un char, tanto non ci saranno più di un giocatore, quindi vabbè. E all'inizio ovviamente impostato su
spazio vuoto perché non c'è nessun giocatore, anche se avrei potuto gestire in un altro modo, ci penso, ma fa lo stesso, non è, no, è stato un problema. Avrei potuto usare 1 e 2 1 e 2, cioè tanto alla fine vabbè, fa lo stesso. Ok, quindi io indicherò come play, magari non è il modo ottimale, però quello che vado a fare qui è dire: facciamo, io voglio poi far sì che l'interfaccia vada a prendersi i valori e quindi in automatico, senza diventare di gomma nel fare. Allora qui ti dico play cell index, quindi ho la mia board fatta da celle, chiedo al giocatore di giocare su una certa cella, quindi ovviamente giocatore corrente, per cui come si gioca una certa cella? Allora, se lo stato è diverso da game state playing, se non sto giocando, allora non facciamo nulla e quindi dobbiamo avere un gioco in corso quantomeno. Se if, quindi a questo punto vado sulla board, vado nell'indice che mi ha detto e gli dico che se è diverso da vuoto, allora vuol dire che è già stata giocata o dallo stesso giocatore o da un altro e quindi non si va. In caso contrario posso segnare la cella, quindi dire cell index due punti uguale player, giocatore corrente, occupa la cella. Quindi poi dovrò cercare un attimo di aggiornare, forse il buffered potrebbe tornarci utile, ma nel caso vediamo. E qui ci vorrebbe quel proxy che abbiamo usato, però funziona solo per il 3D, per rappresentare, per spostare e disegnare un oggetto per mochi altrove, quindi magari vado a fare una ricerca se si può. Vabbè, intanto è solo per buttare giù un po' la logica, non è che ci sia. Ok, quindi poi dovremo controllare se c'è una vittoria, quindi controllare se il simbolo del giocatore corrente, cioè se il giocatore corrente ha vinto o meno. Quindi dovrei fare un metodo, anzi una function che in realtà poi è privata, quindi la andiamo a mettere qui, check victory boolean, che mi dice se l'utente, almeno un utente può aver vinto o meno, e poi lo andremo a implementare. Intanto qui ci mettiamo un to do. A questo punto qui che famo? Qui diciamo che se check victory, ok, vuol dire che l'utente ha vinto, quindi vuol dire che il vincitore diventa il giocatore corrente player, lo stato del gioco diventa T game state victory. Lo metto prima così e poi basta, non ho altro da fare. Quindi allora, se non stiamo giocando si esce, se la cella è impegnata esco, altrimenti mi gioco la cella, controllo se c'è una vittoria, se non c'è una vittoria
L'unica cosa che devo fare è passare al turno successivo. Il turno successivo come lo fo? Lo fo in questo modo, o meglio, ho controllato se c'è la vittoria, non c'è. Devo controllare se siamo arrivati in fondo al gioco, ovvero se il mio turno è uguale, perché dovremmo passare a max, numero massimo dei turni. A questo punto dovremmo farne uno nuovo, ma non ce n'è più, quindi vuol dire che se non hai vinto ed è l'ultimo tour, come dire, a questo punto dobbiamo dire che lo stato del gioco state è di game state tie, è pareggio, e poi esco perché non ho nient'altro da fare, mi viene da dire, no, non dovrei avere abbastanza da fare, quindi mentre a questo punto sto pensando allora, sto pensando che forse dovremmo aggiungere qualcosina, ovvero anche perché supponiamo che poi cambi quello che parte, quello che vince, fammi pensare, vorrei fare un player, ma non vorrei che diventasse troppo complicato una classe. Faccio così, record, allora symbol char e name string, potrei anche fargli un constructor create, perché in Delphi abbiamo record con gli steroid string e symbol char, char a picco. Ok, quindi andiamo a implementare questo simpaticone, così da inizializzare è molto più easy. Qui mettiamo se fname a name, symbol e symbol. Ok, così qui potrei fare una cosa del tipo player 1 due punti game player e player 2 di game player. Però forse mettere una classe può avere senso, come non detto. Perché così posso tenermi un puntatore. Oddio, è vero che mi basterebbe poi mettere una chiocciola, però così dai, un po' più come dire, metti che dobbiamo aggiungere cose un po' più complesse, serializzare, fare robe di questo tipo, ci sta che diventi. Ok, allora game player name symbol dovremmo poi esporle senza che siano modificabili. Beh, facciamo che write name, il nome sì, il simbolo no, così, perché altrimenti poi questo lo voglio, come dire, embedded e dai, ABS mollami l'IDE. Ok, così qui dobbiamo aggiungere anche ovviamente il destroy
qui. Ok, così possiamo andare a fare la creazione. Oh, ciao Andrew, non avevo visto il messaggio. Andrew Foxy T dall'account che uso per il dev. Oggi forse ho visto una tua storia dove stavi aggiornando Visual Studio, due Visual Studio, sperando che non scoppiassero, però non, spero di non confondermi. Comunque benvenuto, bentornato, ritornato, anzi, quindi. Come va con gli sviluppi? Qui stiamo cercando di fare un tris. L'obiettivo era quello grafico, però al momento si sta facendo la logica e quindi... Qui vedi che seguo, vabbè, farò la gaffe, probabilmente non sarai tu, ma se sei tu vuol dire che seguivo. No, più che altro l'ho notato perché anch'io ho tutte e due versioni, sia il 2022 ma anche il 2019, perché ancora purtroppo ho delle cose in corso e quindi... Allora, questo lo chiamo Player 1 perché sono... Quindi quando si aggiornano è sempre drammatico, però il buon Visual Studio è sempre un ottimo ambiente di sviluppo. Che tu userai no, con C++ o con C Sharp, spero non con Visual Basic. Peccato perché non si è mai capito bene cosa vogliono farci con questo, con Visual Basic, se decidono di basta oppure se viva G++ da CMD. No, a parte C++, a parte averla vista una volta, non l'ho mai approfondita. Quindi allora qua aggiungiamo anche uses system sysutils. Così andiamo a fare anche la distruzione. Se abbiamo un assigned player 1, then rilasciamo. Comunque devo controllare me questo BS perché I'm hoping my PC does implode. Esatto, era esattamente quello che... Qui dopo stavo facendo un corso e quindi ero un po' distratto, dopo mi sono dimenticato di... perché volevo scrivere sicuramente imploderà, quindi... In quel caso c'ho una live sola qui che avevo fatto sul Visual Studio nuovo con delle form dove avevo fatto una modifica, un programmino per modificare le fatture elettroniche con XML. Avevo fatto tutto il progetto, ho salvato, quando sono andato a rivederlo non c'era più niente, cioè, proprio mi si era cancellato tutto. Poi tu usavi anche Python, mi sembra, buon Python. Allora, ok, così potremmo fare una cosa di questo tipo. Allora, qui invece che ftarn diciamo currentarn, uno corrente, che secondo me è meglio. Questo potrebbe diventare un current player. Ok, così sappiamo qual è. Beh, current turn, c'è un turno corrente, non è che ce ne sono altri, quindi forse può anche essere così. Dato che ho un PC terribilmente lento, a rischio crash continuo pure dalla VSL, mitico subsystem, io lo uso per Docker, lo uso, cioè, gira meglio Linux dentro la virtual machine di Windows che la command line di Windows. So, muovermi con Bash lo uso ogni tanto con Git perché è più comodo. Adesso in Windows c'è qualsiasi cosa, quindi usavo Python, appena qualcosa in mente lo riprendo. Sono scelto Node.js per il backend
ma sinceramente sto ancora vedendo cosa fare. Beh, lì dovresti provare anche Bun, Bun, penso si scriva così, che un nuovo è un simile Node, però ovviamente è riscritto anni dopo, e quindi come sempre sono presi il buono e hanno lasciato giù il cattivo, che è un runtime JavaScript che supporta nativamente anche TypeScript, se non ricordo male, molto più veloce, e sta suscitando un pochino di interesse, quindi rispetto chiaramente sempre JavaScript, però anche Node ha la sua potenza. Diciamo che la cosa che di Node mi lascia sempre un po' perplessa è nel cuore rimane sempre Java. Io non sono javista, ma sono convinto che se l'avessi usato come primo linguaggio probabilmente sarebbe ancora il linguaggio che uso oggi, perché la cosa che molti criticano, cioè che è particolarmente pignolo, tipo fare l'elenco delle eccezioni per ogni metodo e queste cose qui, cioè molto molto rigido, però è quella rigidità, quella pignoleria che si è adatta perfettamente alla mia forma mentale, quindi è piacevolmente rigido, quindi è strapreciso, mi piace quella precisione, oppure la totale scioltezza di JavaScript, quindi riuscire, quindi o stare molto nei ranghi o uscire molto dai ranghi, la via di mezzo. No, in realtà mi piace anche la via di mezzo, perché usando Delphi, poi in realtà Delphi è fortemente tipizzato, quindi rientra sempre nei linguaggi con i ranghi molto ristretti, però quantomeno è abbastanza leggibile. Allora, board, turn, current player, ok, player 1, player 2, state, winner, ok, win the best. Window the best, quindi qui ho creato i giocatori, current player ovviamente non potrà essere scritto così, ma sarà un game player e punterà di volta in volta o all'uno o all'altro, come dire, giocatore. Quindi mi sono adattato mentalmente come funziona Java, forse proprio per quello che mi piace. Sì, dopo ovviamente tutti i linguaggi dinamici sembrano sempre, come dire, una cosa fuori dal normale, perché mescolare mele con pere come in JavaScript. Tra l'altro devo ritrovare un'immagine che avevo, che devo usare in una presentazione, perché in JavaScript se tu fai 2 più la stringa con 2 concatena e diventa 22, perché promuove uno dell'intera stringa, ma se fai meno in realtà ti fa la sottrazione, perché prende, cioè tutte queste cose veramente strane. Quindi allora, giocatore corrente, player 1, ok, quindi qui se dobbiamo giocare dovrò andare nel current player e mettere il simbolo, quindi lavoro sempre col simbolo. Il giocatore, anche winner, sarà non un char, ma fare, mi vai ad aprire il codice della exit, che è una funzione di sistema. Questo voglio, devo trovare il modo di far sì che OBS non mi impegni così tanto la CPU, che poi non capisco perché mi tiene così tanto la CPU usando questo, poi dopo puoi streamare i giochi, cioè puoi giocare. Ho lanciato qualcosa che mi lascia dietro le quinte un po' troppi plugin, non lo so. Scusa, domanda idiota, ma Delphi è un garbage collector come Java o destructor come C++? E destructor. In realtà dipende, se usi le interfacce hai reference counting, cioè quando fai riferimento a un'interfaccia crei un oggetto e usi però l'interfaccia come tipo di dato, lui conta, quindi passi il parametro, assegni una variabile, conta tutti i riferimenti e man mano che le variabili escono dallo scope o le riassegni un altro valore, il riferimento viene decrementato e alla fine ti fa automaticamente la distruzione. Quindi non è un garbage collector, però è un sistema stile ARC, cioè conta i riferimenti e quindi ogni volta che crei un oggetto e assegni quel riferimento in giro, il conteggio aumenta, quando, come dire, vanno persi o spariscono queste variabili, si decrementa a zero resetta, altrimenti la free la devi fare tu, quindi ha un destructor come C++, è deterministico. Quindi tra l'altro, se ti piace C++,
oltre a Delphi esiste un Delphi per C++, tra l'altro anche in versione community, quindi gratuito. Adesso lo vado a pescare la pagina ufficiale. Praticamente uguale Delphi in per filo e per segno, con le librerie, sviluppo rapido, ci sono i componenti, c'è la parte visuale. Però appena tocchi il tasto e vai a vedere la codice dietro, ti trovi un ambiente C++, quindi dovrebbe avere anche il suo sito, se non ricordo male. Però adesso metto... Se mi avessi parlato di l'anno scorso non ci avrei capito nulla, ora invece ho capito tutto, visto come si fa presto a... Beh, è giusto, vedi, sei bravo, hai studiato, e quindi... Anche oggi scrivevo in un forum e sono rimasto un po', come si dice, scorato, perché c'era chi cercava di programmare con Lazarus, quindi sempre con C++. Oh, non trovo neanche uno screenshot, cioè, una volta ce l'avevo C++ Community Edition, però forse c'è un'immagine. E quindi faceva totale programmazione a caso, quindi io queste sono schermate un po' vecchiotte, quindi C++, beh, questa è abbastanza aggiornata, quindi l'ambiente è proprio, come direbbe Pozzetto, uguale da qui a qui, uguale. Sì, anche un'immagine un po'... Ecco, qua c'è proprio tutta la beginner's guide, quindi se non mi fa crescere il PC pare interessante. No, è abbastanza leggero comunque come... E qui c'è tutta la dissezione del form designer, la structure window, poi c'è la documentazione. E quindi tu progetti tranquillamente la tua interfaccia, ma dietro c'è un file CPP, e quindi è grosso uguale l'immagine, quindi learn more features, dovrebbero curare un po' di più la parte, come dire, try catch, ci sono i template, ci sono i quick edit dove editi. Come qui in delitto lo scopri subito, come palermitano catanese si subito la differenza. A volte scrivo termini studiati in informatica e mi fanno sempre, ma vieni da Uniti. Vabbè, è normale, come dire. Ho una foto un po' più grossa. Oh là, no, questo è sempre Delphi, però mi sa, perché c'è un passo. Però diciamo che è perfettamente identico, se non fosse che dietro c'è una sintassi Learn C++. Forse ho trovato il sito che in realtà cercavo, perché c'è un sito proprio di learning, cioè Learning Python, Learning C++, e quindi però sì, qua c'è, vediamo se apre. Anche questo è un sito interessante, un po' di ID, e quindi questa è una console application, però dietro si vede che c'è il, come dire, un bel main, e quindi siamo un... Come se usassi Visual Studio? Ni, perché Visual Studio, se fai applicazioni visuali, devi usare l'MFC oppure devi usare .NET se vuoi usare Windows Form, quindi devi scrivere in C++, ma usi il CLR, usi un framework, usi un runtime, c'è il garbage collector, c'è tutta la roba. Altrimenti c'è MFC, che le Microsoft Foundation Classes, che sono però un po' piuttosto vecchiotte, quindi Microsoft Foundation Classes sono proprio un'implementazione, una libreria classi che incapsula, però cioè state sviluppate, la prima release è del 92, 31 anni fa, quindi sono state aggiornate nel frattempo, però sono un pochino datate, perché penso che vengono portate avanti, e anche le interfacce
Invece qui c'è la VCL che è, come dire, è la stessa di Delphi, però insomma, qui parliamo di componenti un pochino più evoluti, pulsanti, editor, eccetera. Però dietro, se a chi non piace la sintassi Pascal, c'è una sintassi C-like. Però fondamentalmente sono gemelli. Di solito arriva un pochino dopo quello che c'è per Delphi, arriva un po' dopo per C++, anche se adesso c'è un secondo me c'è un bravo come dire product manager sul C++ builder, e quindi tra l'altro penso che abbiano anche introdotto a questo punto il ok, questo sito però è carino perché è gestito da loro, però parla del C++ in generale, quindi anche abbastanza, e invita anche a scaricare C++ Builder o questo Dev C++, che non è sempre lo stesso di tanti anni fa, ma è stato rivisto ed è un ambiente fatto con Delphi, quindi Dev C++ è fatto con Delphi, così come PyScripter, che è un altro editor per Python, è fatto sempre con Delphi, componenti Python for Delphi. Carino, perché integra la shell, un sacco di cose, però c'è anche il C++ Builder che è, come dire, il top da questo punto di vista, perché c'è anche la parte appunto di licenze free, community, quindi un pochino c'è da sperimentare, però secondo me ci sta, e supporta anche direi già la parte Community Edition, Dev C++ datato, però è stato riaggiornato, non è più quello di una volta, hanno iniziato a finanziare questi progetti open source, nonostante siano dei concorrenti, e quindi la cosa bella di C++ Builder, dicevo, è che, dov'è? C'è il supporto, se non ricordo male, anche cross platform, e quindi anche per Android e per trovassi una feature matrix, però un PDF di solito no, attenzione, sì, è un PDF ma lo carica direttamente qui, application platform, FireMonkey, quindi con C++ si sviluppa anche per, non hanno scritto i sistemi operativi, ah qui ci sono tutte le barrettine C++ Builder, e quindi c'è iOS, c'è Android 32 bit, c'è Win32, Win64, quindi cross platform, cioè gira su Windows perché è un ambiente molto legato in un certo senso a Windows, però tramite alcuni tool puoi mettere un tool sulla piattaforma, su Android si supporta nativamente perché da Windows c'è il debugger, c'è il tool per, infatti in molte live che faccio io di solito andiamo sempre con, però come dire in altri casi tipo iOS c'è un programma da installare per Xcode dove da questo ambiente trasferisci tutto quanto, fai la build praticamente sul Mac, perché ci vuole per forza il Mac per fare le applicazioni iOS almeno, quindi è imprescindibile, e quindi però puoi debuggare direttamente dall'ambiente tramite questo programmino che fa da interprete, quindi lo stesso vale anche per Linux, quindi qui non so se hanno messo, per Delphi c'è Windows 32bit, 64 Linux, Mac, iOS, ARM per Android, 64bit, ARM per Android 64bit, per il C c'è iOS, Android e Windows 32-64, mancherebbe la parte Linux forse, che magari arriverà. Feature solution, design, develop, deploy, qui forse c'è un accenno alle varie piattaforme, no, è interessante, io preferisco ovviamente
un linguaggio, c'è supporto per gli store, c'è supporto appunto per le varie piattaforme tra Windows. Cosa carina dei progetti cross-platform, infatti anche noi adesso stiamo facendo a tutti gli effetti un progetto cross-platform, cioè se lo lancio parte su Windows, però qui quando lo lancio posso fare un doppio clic, invece che su Windows posso scegliere ad esempio Android, collego il telefono e faccio il deploy. Non so quanto pesi, non so se intendi di RAM o di disco, però non è pesante, perché poi alla fine non è sempre stato un'idea abbastanza, adesso è stato abbastanza scaricato tra l'altro, perché una volta c'erano dei tool fatti anche con tecnologie miste, quindi era un po' un, però adesso anche i PC sono un po' lo stato dell'arte, quindi allora game player, quindi questo l'abbiamo aggiornato. Quindi in realtà il winner è un puntatore, lo metto a nil. Current player, no, se lo metto così non funzionerà mai, quindi devo impostarlo dopo. Se no non funziona, rimarrà nil. Ok, il RAM, il disco è vuoto. Io l'ho appena raddoppiata da 16 a 32 giga, un po' fatica perché avevo sbagliato la RAM. Quindi allora torniamo qui, perché c'è qualcosa poi che tocca, nel senso che prendiamo il simbolo current player, max turn eccetera, quindi manca il passaggio a un altro turno in questo caso, cioè, mi blocca anche il mouse, è impressionante. OBS, dovrò fargli un tagliando, perché non ho idea di quale sia il suo problem, però vabbè. Quindi prossimo turno vuol dire che, quindi se non siamo arrivati in un massimo di turno, non è un pareggio, dobbiamo scambiare giocatori e direi passare al turno successivo. Quindi dovrò scrivere che se current player è il player 1, allora il current player diventa il player 2, se è foca viva la foca e chi la player 2, altrimenti ce l'abbiamo, altrimenti ovviamente è player 1. Quindi in questo caso così li vado a invertire e incremento inc il turno, perché ho già controllato che non siamo arrivati in fondo alla partita, che non sia un pareggio, che non sia una vittoria, e quindi questo è ok. Che altro? Check victory, ok, dobbiamo controllare se si è vinto oppure no. Io direi che il modo migliore per fare la cosa è dire andare a vedere il giocatore corrente, perché tanto quello che ha giocato può essere, cioè il check victory lo controllo solo basandomi sul giocatore corrente prima di switcharlo, quindi dovrei dire mi vado a prendere il simbolo magari corrente, quindi symbol lo prendo da current player symbol, prendo il suo simbolo. E dopodiché cosa vado a fare? Vado a mettere un po' di, quindi sarà una GUI, allora il modello in realtà ho già iniziato un pochino a mettere giù qualcosina, ho messo giù dei simboli che dovrei trovare il modo di clonare, ovvero di replicare in qualche modo all'interno di questa griglia, che si vede appena appena perché è molto grigia, ma c'è, qui c'è un'aggiuntura, c'è il tasto start, e quindi la cosa che vorrei trovare è il modo di disegnare poi questa roba. Ah beh sì, questo l'abbiamo fatto all'inizio, quindi se sei arrivato dopo non puoi averlo sentito, quindi... però non so se si può fare in realtà. Esiste il concetto di proxy che io ho usato nel 3D, però
e che adesso però non mi ricordo più come funziona perché è già passato un po' di tempo. Quindi vabbè, intanto completo la logica, che già con quella ne ho a bizzeffe, perché poi secondo me la parte interfaccia utente non dovrebbe essere così complicata. Allora, questo come lo implemento? Gli dico che se dobbiamo fare tutte le combinazioni, ovvero se la board, la cella 0, che è la prima, quindi devo fare le tre orizzontali, le tre verticali e le due diagonali, è uguale al simbolo, ok, quindi l'ultimo che ha giocato, vado a vedere se il suo simbolo è uguale a quello nella board 0, and controllo la cella 1, qui dobbiamo mettere delle parentesi perché anche self steady, che mi ha eliminato sta combinando, ah c'è il template in corso, ok, colpa mia che ho scritto un po' dentro un po' fuori il template, non ho visto che c'era la parte di testo. C'ha ragione lui, strano in questo caso, però gli darò il beneficio. And F board 2, potrei anche fare dei cicli o delle combinazioni, però oddio, sono talmente limitate che, quindi 0 1 2, perché ti incatti qui? Ah scusa, ho sbagliato l'identificatore, c'ha anche ragione, il simbolo non c'entra niente, quindi then, allora faccio, tra l'altro il valore di ritorno posso metterlo anche come parametro dell'exit se non ricordo male, in questo caso mi torna comodo, evito un begin, un end. Quindi in realtà cosa abbiamo? Tre combinazioni più altre 3 più altre 2, ovvero 0, 1, 2, poi abbiamo la riga sotto che è quindi la 3, la 4 e la 5, che è la riga centrale, poi 6, 7, 8, che è l'ultima riga, e queste sono le orizzontali. Quindi invece le verticali sarebbero 0, 3, 6 mi pare, sì, perché sono prima cella, prima della riga sotto, della riga sotto ancora, quindi sono 0, 3 e 6, poi sono 1, 4 e 7 che le leggo qui, quindi la riga verticale centrale. Io chiaramente qui lo vedo come un vettore bidimensionale, ma perché in realtà potevo fare anche una matrice, ci sta, però vabbè. 2, 5 e 8, quindi è la verticale tutta a destra della griglia, 8. Poi abbiamo le diagonali, quindi 0, la 4 che è quella centrale, la leggo là, e la 8 che è quella in fondo, giusto? Sì. E poi abbiamo l'altra diagonale che invece parte dal fondo, da destra, quindi dall'alto verso il basso c'è la 2 e la, vabbè, quella centrale che è sempre la 4, e forse era meglio la matrix, sai, vabbè, però avrei dovuto mettere sempre due coordinate, 2 4, quando li metto, quando li metto sulla griglia avrò delle cose numerate progressivamente, sì, cioè ricordarselo è meglio perché fai 0,3 e quindi, però questa cosa una volta che l'ho scritta, cioè alla fine è giusta questa, 6, 7, 8, sì è giusta, in tutti gli altri casi restituisco false. Allora, facciamo così, che io parto
che non mi piace molto l'exit, non ci sono molto abituato all'exit fatto così. Diamo per scontato che ci sia una vittoria, poi magari faccio così. Oppure metto a true tutte le volte, ma no, ma stesso, dai. Ah, fine ci sta. Sì, non dovrei eseguire gli altri if, quindi... Però, insomma... In realtà se mettessi tutto in un end, vabbè, questo troverò un modo di fattorizzarlo, quindi questo lo metto all'inizio. Poi troverò un modo di scriverlo anche meglio, perché così fa schifo, però va bene. Ok, quindi il controllo della vittoria l'ho fatto. Quando creo un oggetto mi dice appunto iniziamo un nuovo gioco, qui c'è il player a cui ho dato le proprietà name e symbol, lo game state che è lo stato di gioco, la sessione, potrei farci dei unit test ma vabbè non voglio fare delle pignolerie. Qui abbiamo il check victory, poi abbiamo il create, abbiamo fermati, maledetto BS che mi tieni tutta la CPU. Allora qui facciamolo, mettiamolo qui, abbiamo questa roba qui, poi abbiamo la definizione degli stati, ok. Questo, poi c'è il destroy che distrugge i due giocatori fissi, però magari uno vuole cambiare il nome. C'è il controllo della vittoria e poi c'è il play. Io direi che a livello di logica, a rigor di logica, dovrebbe andare bene. Quindi qui nella nostra main form andiamo a fare un game, anzi vabbè, game session va bene, sì, session, e game session, e dai, riesci a spostare il dito sull'altro tasto, aggiungiamo questa unit all'interface, interface, così lui vede la game session, qui ci mettiamo il costruttore classico, create owner, e andiamo a creare una game session, quindi di game session, non game player, session.create, così è come diciamo se partisse già il gioco. Ok, e ci vuole un destroy. È vero che quando si chiude questa è l'ultima, come dire, finestra, cioè finisce anche l'applicazione, quindi la memoria viene rilasciata, però if assigned in session free nil game session, così la seguiamo. Partiamo già con un gioco in corso, quindi senza premere start, poi vediamo in realtà come potrebbe funzionare. E a questo punto che andiamo a fare? Mi piacerebbe fare un test su quella, fare una ricerchina, capire se FireMonkey mi dà la possibilità di disegnare, a parte che non ho controllato una cosa, dopo la vado a controllare. FireMonkey draw fmx object, c'è la paint box e questo ci sta, ci sono gli oggetti,
Perché io posso fare un clone, ma non vorrei fare un clone. Vorrei essere un po' più dinamico. Ok, la paint box è tutto un altro discorso. Infatti poi si potrebbe anche valutare l'uso delle... Allora, app. Fammi cercare mix object. Well. Andiamo proprio alla base del... Allora, estendo il componente, crea release, cloning, storing, loading, manipolazione dei figli, pre notification, supporto per gli stili, supporto per animazioni. Mettili. Sto solo provando il nuovo Dev C++. Così mi dici come mi... come... Non ho mai provato, però se lo hanno sistemato un po' meglio, come si suol dire. Paint, non c'è un paint, quindi però mi rompe disegnarlo così. Facciamo una ricerca sul proxy che avevo usato l'altra volta, che mi sembrava interessante. Credo sia legato esclusivamente però al 3D, quindi presente il cron proxy is responsible di qualcosa, di presentation proxy. Proxy è responsabile della comunicazione tra un data mode, presente il conto e la sua rappresentazione. Mode receiver. Mi sembra una cosa po' particolare, però mi interessa come. Adesso faccio una prova istantanea, così, perché in questo modo è interessante poter creare nuove. A me basterebbe avere degli oggetti che disegnano una cosa o un'altra a seconda di un'impostazione, che sarebbe l'ideale, perché così non devo crearne. Proxy object è sotto 3D scene e quindi io lo posso aggiungere, ma non sul subject, secondo me non andrà mai, infatti non mi fa vedere nulla. E non c'è un equivalente anche per il 2D o qualcosa del genere. Sarebbe interessante properties, vediamo questo, native object, receiver, vale. Ho spostato la finestra, torna lì, però deve essere una classe di altro tipo perché qui non la vedo. L'interfaccia è meglio, e già che puoi avere un demo spacco occhi è meglio. Sì, lo so, quello l'hanno messo un po' dappertutto, quindi fammi vedere in giro se questo presentation proxy è stato usato da qualche parte oppure presentation proxy Delphi FireMonkey eccetera eccetera. Non lo vedo come encapsulation. Ok, quindi non è quello che sto cercando. Quindi drawer fmx object elsewhere, object elsewhere, custom draw bitmap, performance different. Qui c'è qualcuno che la smena. Ok, Delphi Gap Programming FireMonkey Draw.
qui qualcuno ha piratato il libro del buon, spero di no. Allora, non mi interessa questo caso, a parte che libro ce l'ho, e quindi trovo Polygon. Qui dobbiamo studiare di più, come si vuol dire. Quindi, chi usa le shape o i path, e quindi non avrei, a meno che non ci sia un draw object. Facciamo qualche esperimento, quindi vediamo un attimo questa cosa. Paint box, ok. A parte che potrei anche mettere un image, sto facendo dei problemi per niente, perché io potrei mettere un controllo immagine dentro. Ah, ma queste non sono immagini, però sono i radiant shape. A meno che non lavoro con un'immagine, però mi piaceva testare questi controlli, e mi piaceva anche questa idea di riuscire a clonare in qualche modo la canvas draw. Vediamo se abbiamo una qualche draw object. Non c'è. Paint to, attenzione, paint to canvas rect, mettiamo l'area della paint box, client o clip rect, quindi lo spazio che occupa questo. Altri parametri, c'è un parent che però non voglio indicare, però vorrei che venisse solo disegnato, non spostato lì dentro. Allora, intanto faccio una run e vediamo che succede. Diciamo che è strecciato, c'è il problema di essere strecciato, perché vabbè, in questo caso potrei questo nasconderlo, farlo molto più grande e sarei più o meno già a posto. Però funziona in questo caso, mi sta tenendo bloccato perché sopra questo, però sembra che funzioni, non l'ha spostato ma lo disegna solo qua dentro, quindi questo sarebbe molto aiuto. Qui è successo qualcosa di brutto, mi sa che ho fatto qualcosa di male in qualche free, ho fatto delle free if assigned, free annealed, if assigned, free annealed, perché qui si è andato in errore. Free and nil game session. Why you incasted yourself? Non lo so. Questo lo fa anche se non faccio questo. Che c'è qualche problema, oppure non me lo spiego molto, però. Magari dopo lancio il debug che vado a vedere, sarà una qualche svista, avevo scritto qualche boiata. No, sì, è permanente, quindi c'è proprio un access violation. Vediamo se becco dove si verifica. È un po' strano, ancora non ho fatto nulla su questo, non vado neanche a leggere delle proprietà, non vado a fare niente, semplicemente
Dove ti rompi? Comunque nella game session destroy. Strange. Tutto ciò è molto strano. Fare delle verifiche. Ah beh, non vorrei che ci fosse qualche problemino su questa filciare, che la filciare incazzo mi mancava, si incazzo molto molto. La Clank va bene questa filciare, però se essendo un array dinamico che potrebbe essere sparso, secondo me è quella che va a fare dei danni. Adesso provo a vedere se togliendo questa lo fa ancora, ma ho il mio sentore che questo sia il problema, che a filciare spazzola proprio un'area di memoria, la riempi di zeri. L'array dinamico è un array un po' più complesso, quindi infatti dichiara lui. Avevo già dei dubbi prima, ma però scusa, se non lo vado a inizializzare questi saranno dei caratteri zero, ma no dai, facciamo un key array, vediamo se abbiamo degli helper da poter usare, in classes forse c'è qualcosa. System classes per poter inizializzare un qualche array in qualche modo. No, niente, board ma scusa, adesso che poi me lo dici, io in realtà la filchar potrei anche lasciarla così e qui andare a mettere un qualcosa del tipo array da 0 a 0,8 off char. Ah, però aspetta, la filchar no, ci sta. Io la riempio di spazi. Ok, aspetta, perché questi sono 2 byte, quindi facciamo un ANSI chart. Ok. Adesso devo cambiare chart dappertutto, no, allora rimani così. Fill chart. Adesso ci riprovo. Questo stavo pensando che non serve, perché potremmo vedere il numero massimo di turni con la length della mia board. Allora, ok, proviamo così, vediamo. Aspetta che lo controllo, va. Stavolta premetto che cringe, smettila di tossire o passi il computer un video. Non me ne rendo conto, tossisco molto. Allora, tac. Sento la musica che arranca. Guarda che è quasi mezzanotte, quindi adesso vediamo. Allora, vai, parti che tengo d'occhio qui. Lo stato di quello che avviene. Allora, board come messo? Ce li ha tutti a 0 e questo me l'aspetto, ma io non voglio dei caratteri a 0, ma voglio degli spazi. Vediamo se questo funziona.
Non funziona perché questo è un... dovrei mettere l'unicode dello spazio, perché sono dei... sono dei... ma chi mi ha fatto mettere qui i simboli? Non c'è un fill white char, se no evito di fare questo e banalmente metto una cosa del tipo for var index che va da 0 a length di board, board index uguale spazio, così sei contento. Vediamo, dai, questo almeno spero di potermi almeno fidare di questo. Fammi vedere se in giro Delphi fill char array fill array of char, fill char command ti piacerebbe, ma c'è un system fill char. Attenzione che abbiamo un constant arrays in Delphi initialize, quello potrebbe essere la soluzione. Il problema è che questo fill char si basa su delle word, si basa su dei byte. String of char, attenzione, potrebbe venire in aiuto. In realtà no, perché potrei usare una stringa effettivamente come carattere. Cioè, per una cosa così banale non penso che sia... sì, deve essere ANSI char, altrimenti non c'è la possibilità di... value can be type, byte o ANSI char, quindi poi non si parla di byte. Se ho provato identico all'altro per gestire i file alla fine, preferisco VS Code. Beh sì, VS Code diciamo che è un nuovo... buffi alcuni code string, aspetta defini char single byte character, when buffi alcuni code string fill the buffer with the code 0909 not 09, quindi you should use the string of char routine. Non c'è neanche array check, quindi è anche per quello che scoppia. Ma la string of char si piglia anche un... prende la stringa però, quindi... ho capito, se voglio usare la fill char devo usare dei byte. Ok, quindi qui è tutto a zero. Avrei potuto anche usare il carattere zero, così facevo prima. Invece che vuoto. Quindi qui lui mi cicla e quindi alla fine della fiera mi dovrò aspettare stavolta che i caratteri siano... Oppala, mi sono scordato meno uno sul length. Quindi abbiamo sforato, però dovrebbe essere corretto. Quindi scoppa tutto. Stoppa tutto, altrimenti... facciamo una bella ANSI char qui, ANSI char qui, board di ANSI char, create, quindi andiamo su un singolo byte e buonanotte al secchio e tutti i suonatori. Pensa
pensa, posso perdere un'ora per questa cosa qui, ma no, scusa, qui vai in length, che stavolta va bene, length di fboard, ok, e metti lo spice. Sono dei warning per conversioni in stringhe ansi a Unicode, no, perché sono tutte ansi char, ok, quindi stavolta ci dovremmo essere. La cosa che dovrò approfondire nel fare l'interfaccia utente sarà, però non ho controllato, non è che magari un reticolo c'è anche nel, ok, 00, vediamo se stavolta mi rompe le scatole, no, stavolta gli ha messo tutti gli spazi. Io ti ringrazio, due puntatori che sono i player, player corrente, state playing, turno 1, il winner è Anil. E abbiamo creato la game session. Se la vado a spegnere dovremmo essere a posto. Dov'è la finestra? Ah, ok, qua. Ok. Vediamo che non scoppi di nuovo. No, ci mette solo del tempo a smollarmelo, perché c'è una CPU che è tutta appannaggio di OBS. A questo punto, no, volevo controllare se tra i Radiant, le nostre shape mitiche, non c'è, quindi qui, qualcosa simile al cancelletto reticolo, o no, direbbe no, c'è la gear, c'è la stella, ci sono un po' di robe, ma perché in questo caso, come dire, dovremmo andare a mettere queste paint box all'interno della griglia, però in maniera abbastanza ordinata, però possiamo anche fare, anche perché così io, queste stanno pure al centro, quindi sono anche belle, sono anche perfette, perché si adattano in automatico, spero. Control collection, sì. Allora, paintbox 1 diventa, ah, in realtà va bene come nome, ve lo cambio dopo. Paintbox, ne ha messo un'altra, aspetta che faccio così, visto che gli ho già dato una dimensione, spero che si adatti in automatico. Beh, la tiene al centro quantomeno, però se la va a ridurre, ok, non è proprio, vorrei che avesse una dimensione quantomeno, ci sono dei constraint, però no, clip children, clip parent, vabbè, adesso intanto gli diamo una dimensione, poi andremo a mettere le, quello che serve veramente, aspetta neanche una giornata per scaricarlo, utilissimo. C++ 55 minuti, eh sì, c'è un po' di, ma poi dovrebbe avere un installer che a seconda di quello che vuoi installare, se gli dici tutto, tutte le piattaforme Android eccetera, ovviamente ci impiega un pochino, perché vorrebbe scaricarsi tutto il mondo, però se uno gli dice solo Windows ad esempio, solo ci mette un pochino di meno. Allora, siccome il Paint abbiamo individuato che funziona, io avrò per ciascuna di queste paint box la seguente cosa: un bel evento, ok, assegnato a tutte. Quindi io qui metterò, diamogli un nome più, cell 1, cell 2, quindi diventa, volevi aspettare, no, tanto stacco le due, temerare, no, il 2 c'è già, pensavo alle 2, ho scritto subito 2,
quanto sono malleabile. Nottambulo, come si dire. Io una volta facevo le due abitualmente per programmare, ma da un po' di tempo, come dire, l'età e anche la spompaggine mi hanno fatto desistere, quindi desistere, scusa, non so neanche più parlare, cioè un disastro. È giovedì, anzi tra un po', anzi è già venerdì, quindi grande gioia in excelsis Deo che siamo nell'ultimo giorno della settimana, e la settimana se ne va così come se nulla fosse. Allora, events, oh bravo, mi ha copiato anche l'evento, ottimo, quindi questo lo chiamerò, siccome vale per tutti, Cell Paint. Ok, quindi fammi fare un demo. Se io lancio questa cosa qui adesso, mi aspetterei di vedere, siccome l'evento ce l'hanno tutti, una paint di quella forma su tutta la griglia, giusto per un test incremento. Ah no, gliel'avevo spenta, è vero, gli avevo commentato il codice. Ok, symbol paint 2, in realtà questo non si chiama più così, ma facciamo paint box il sender, quindi la paint box che scatena l'evento, andiamo a castare, prendiamo il suo canvas e nella sua area andiamo a disegnare. Ok, fammi fare una prova, vediamo se compare la O dappertutto, perché in quel caso vuol dire che già che free sono super contento, sì, per hobbisti o per però questa è un po' troppo vivida, non è che me le stai mettendo tutte nello stesso punto, eh? Ah, perché aspetta, c'è il clip rect, che però non è forse il rect giusto in realtà. Canvas, anche il canvas dovrebbe avere il suo rect. No, ha dei draw rect, ma non ha il... com'è che si risaliva al rettangolo? Non è forse clip rect, ma è il bound rect. Secondo me tutte si disegnano, ma disegnano nello stesso punto, che è un punto che esce dalla paint box. Però a meno che non gli metta il clipping, il disegno può uscire, quindi ho la paint box in un punto, quando disegno in un altro. Vediamo se questo è più... ok, ogni paint box disegnava ma sempre nello stesso punto, però a meno che non gli dica di clippare, quindi di interrompere il disegno che esce dall'area, questo è lecito, e quindi andavano tutte a disegnare. Infatti era un po' scuro, un po'. Stessimo fermi, percepiamo il tempo più lento, ma ora ce ne percepiamo più veloce, quindi percepiamo che le settimane siano più corte, anche se durano sempre 7 giorni. Diciamo che la settimana è dura, non vedi l'ora che passi, ma ti accorgi che passa anche molto velocemente in realtà. Allora, detto questo, qui in realtà secondo me la logica a questo punto dovrebbe essere questa, ovvero andarmi a vedere il simbolo da disegnare, prendendo dal nome della cella, usiamo la proprietà tag. Potremmo anche farlo, questa cosa, usare il tag dell'oggetto. Allora facciamo una cosa, allora cell diventa paint box, il sender che è stato paint box, e la nostra, non sei studente, vuoi che non passi, perché lunedì è quello che uno studente vuole di più, è vero, ma il lunedì è sempre lunedì. Allora var l index, dai, tiriamolo fuori dalla stringa cell, andiamo sul name,
fa a mettere il tag. È vero che però se gli cambio nome, ma che se ne frega. C'è il 5, quindi tiriamo fuori un sub string. Non ci sono gli helpers. Vabbè, facciamo la copy. No, ma volevo usare anche questa, quindi piaceva di più. Cos'è la string str utils, la unit che fa sta roba? Penso di sì. Con gli helper delle stringhe, forse. Systems string utils, try type, c'è lo string helper? No, non c'è lo string helper, quindi dov'è lo string helper? Simpaticone. Forse in system text. L'helper che mette tutti i metodi carini per le stringhe. Andiamo a vedere. System sys utils. È impossibile che io non ce l'abbia. In alto, la prima. Allora stai facendo solo chiacchiere di istintivo. Facciamo così. Forse perché non sa qual è la variabile a cui sto assegnando o qualcosa del genere. Allora. Onde, che non mi ricordo i metodi. Aprimi sto cavolo di hola, perché la mia memoria fa schifo, quindi devo andare sempre a controllare. Allora, qui c'è un substring, no? Non voglio usare la copy che è vecchia e roba vetusta. Substring start index e length. A parte che sono scemo perché me la devo ricordare già da .NET, quindi non so perché non me lo ricordavo. Comunque, perché name è un key component name. Ok, string. Ok, perché è un sottotipo, quindi non è direttamente perfetto. Quindi 0, 1, 2, 3, posizione 4, 1. Prendiamo sta roba, facciamo un bel parse. Poi str to int, come si preferisce. E questo è l'indice della mia cella, anzi l'indice è questo meno 1. Quindi il simbolo sarà game session.board L index, però la board non l'ho esposta, credo. Qui ci manca una parentesi. Integer parse, no, che vuoi? Record object o class type required. Oh, senti. Mi serve il nome che vuoi. String ce l'hanno praticamente tutti. Evidentemente no. Beh, lo casto adesso che ci penso.
oppure to integer. Il problema è farlo diventare una stringa, quello che non ne vuol sapere mezzo. Però component name è una stringa, sarà un type string se lo vado a vedere. È così solo per avere un editor o cose, il type string, quindi adesso lo converto in maniera così e così siamo a posto. Allora, giusto, se c'è un to integer è perfetto. Allora facciamo lname substring to integer. È incredibile, mi hanno messo queste funzioncine. Ok, quindi board non c'è perché sì, non li ho esposti questi metodini, quindi andiamo qui. In realtà mi servirà avere tutte queste robe qui, quindi questo lo devo esporre. Allora facciamo le cose fatte bene perché dopo un casino. Allora i game board array di char, perché altrimenti non me lo dà compatibile e quindi c'ha ragione anche. Lo mettiamo come tipo e dopodiché usiamo quel tipo ovunque. Oppure qui potrei anche mettere get symbol str to int string. Sì, c'è anche quello, ce ne sono, quello è il metodo classico, però ci piace essere un po' più fricchettoni. Allora mettiamo un po' in ordine. Abbiamo property current player di game player, read current player, property player 1 game player, anche lui player 1. Vabbè, non è case sensitive, anche se comunque io cerco di rispettare il case, quindi object Pascal è... abbiamo lo stato di gioco, anche perché da qualche parte dovremo farlo vedere, e poi abbiamo il numero del turno, quindi no, aspetta, prima di chiudere che devo metterci questo. E poi abbiamo il vincitore, se e quando ci sarà, winner algida. Ok, allora questo lo chiudo, torno qui. Ok, stavolta trovo il simbolo, quindi ti dirò quale oggetto disegnare. Allora var l object di tipo tfmax object, se l symbol è uguale a x, oppure faccio un bel find component, un find object si chiama, ci sta, no? Find object self find style resource, no, cos'è, children, get children index of, get numerator, get quello di cui parli, il Pascal key, è più all'occhio. Sì anche le convenzioni sono importanti, la tabulazione, quindi scusa, ma il component find component non c'è più. Ah, c'è, ok. Symbol
più L symbol. Bravo. Allora, questo diventa il mio object. Find component, e a questo punto lo disegno direttamente. Forse questo paint to è di un'altra gerarchia, sarà il presented object o qualcosa del genere, no, il control, anti-control, ok. Quindi fmx object è un po' troppo in alto nella gerarchia, non è un problema. È assolutamente un problema, guarda. Quindi cell bound rect e tanto di guadagnato. Se invece vado a fare un cliccone, dovrò giocare qui, devo, come dire, ma adesso faccio così, no? Mi piace, ho fatto una fatica a metterci l'intero, però effettivamente vorrei usare anche la proprietà tag, tanto un intero, quindi mi viene anche comodo, perché così scrivo anche meno. Facciamo una cosa del genere, adesso vado, uso il trucco di prima, così sono le mie celle, cell 1, 1 è qui, cell 1 è qui, non mi hai salvato il tag, marranaccio. L'hai messo sulla 6, perché sulla 6? Non lo so. Tag 5, quindi abbiamo tag 5, sulla 7 abbiamo il tag 6, sulla 8 abbiamo come tag 7, sulla 9 abbiamo il tag 8, quindi qui abbiamo 4, 3, 2, 1, e vabbè, questo lo 0 è default, ce lo metto, ma tanto la prima volta che salviamo sparisce, perché comunque è il default. Quindi torniamo a vedere il form, così do una controllatina, perché voglio essere sicuro che i controlli siano corretti. 1 1 2 3, ok, così in questo modo io posso fare questa bella cosa. Index diventa cell tag, ottimo, così abbreviamo. E allora vado a mettergli anche il click, in modo che io recupero la cella e dico alla game session play quale indice è cell.tag, questo è l'indice da provare a giocare. Poi dentro c'è tutta la logica che cambia lo stato, bla bla bla. Quindi in realtà adesso non ho controllato ancora nulla, però allora facciamo questa cosa, rendiamo l'evento, gli cambio il nome così diventa più generico,
lo vado ad assegnare a tutte le celle. Che qui non lo vedo cambiare, chi lo sa. Nuova finestra visualizzata, quindi ok, ce l'abbiamo fatta. On click, c'è il click. On tap, è compatibile? No, bisogna farne un altro ancora. Spero che non me lo dia doppio, anzi scusa, siccome questo vale in tutti i contesti, il tap sia sul click che sul resto, io potrei dire implemento questo e basta, e l'altro non lo implemento. Molto bene, rendiamo generico questo metodo. La presa, allora qui selezioniamo di nuovo da qui in su, ma gli dovrebbe aver già segnato perché lo vedo dappertutto, quindi bravissimo. A questo punto un'altra cosa che potrei cambiare è ovviamente andare qui e dirgli che il cursore diventa la mia manina, no, così. Allora, al momento non c'è la logica del vincitore, però qualcosa dovremmo vedere in qualche modo, quindi al netto di tutto. Beh, allora questi dovrei quantomeno renderli non visibili. Spero che da invisibili comunque il draw venga fatto lo stesso. Adesso proviamo. Una cosa che manca è ovviamente quando ho giocato invalidate per dirgli guarda che devi ridisegnare perché è stato cambiato un po' di roba. Quindi lanciamo tutto. Vediamo che non faccia, mi sa che ho iniziato a leggere un po' troppo presto. Oppure qui c'è qualcosa che tocca. No, scusa, dove è andato? Dove è andato in errore? C'ha una svista come quella di prima, sicuramente. Ci gioco. Però è abbastanza strano perché... Allora, questo l'abbiamo già sistemato e risolto, quindi... Già facendo una paint tu qualcosa object nil, come scelta nil, vedi sei ubriaco o hai mangiato dei sassi come si dice dalle mie parti. Quale delle due è più probabile? Dai, lanciami. Slanciami. Paintbox sender.
Allora, questo c'è. È anche vero che l'owner qui è un po' diverso, quindi potrebbe essere che il problema è legato a quel. Ah, perché il simbolo è vuoto. Che... Ma che scemo! Che scemo! Sono io ubriaco, mica lui. Beh, ok, beh, poco male, guarda, non sto neanche a fare quel controllo lì, gli dico che variabile object, allora facciamo così, if not assigned object exit. Così se la trova la disegna, se non la trova non c'è niente, quindi giustamente, perché effettivamente se il simbolo è uno spazio ok, non c'ho neanche una guida, vabbè, a parte la manina, allora, cliccato ma non sta facendo un tubo. Andiamo a capire come mai. Dai, almeno che riesca a vedere qualcosa. Su. Make me happy, make me. Avevo cannato che se io cerco il simbolo, il componente con sopra la forma del simbolo, si chiama symbol X, symbol O, quindi io lo cerco concatenando symbol alla X o alla O che trovo nella board, ma quando non c'è, quando in una cella non c'è niente, c'è uno spazio e quindi non trovo il componente per disegnare lo spazio, quindi quell'object era nil, cioè era null perché non poteva trovare. Cioè adesso il simbolo è un apice perché la board è tutta vuota, quindi se concateno symbol a un simbolo vuoto e cerco quel componente, non c'è un componente con quel nome, tantomeno un controllo. Questo è nil e quindi quando dico un oggetto nil disegnati qui, lui ovviamente mi dice ehi, mi fa un bel dito medio. Quindi adesso c'è il controllo in testa che se non è assegnato non facciamo nulla, quindi solo se troviamo una O o qualcosa del genere ci andiamo a disegnare dentro, e questo sembra funzionare correttamente. Adesso devo provare a cliccare da qualche parte. Ah, non funziona allora il tap, che non è universale a dispetto del click. Ok, quindi trasformo il click in un tap e buonanotte al secchio. Buonanotte veramente, perché poi è la mezza, ma... E quindi vedi che si chiamano symbol O e symbol X, quindi quando cerco symbol spazio non ce n'è nulla, e quindi giustamente un oggetto, prima di chiamare i metodi bisogna sempre controllare che l'oggetto sia segnato, ma mi andavo molto sicuro. Allora, events, segno il click a questo punto e in realtà lo chiamo, c'è il click, e lo trasformo in un tap con lo stesso sender, e il tpoint me ne frega, il point f sì, 0, tanto le coordinate non mi interessano, quindi, perché evidentemente il tap solo su mobile. Spero che il tap poi non scateni anche un click, perché altrimenti abbiamo la doppia. Cioè manca la visualizzazione dello stato di gioco, però in qualche modo dovremmo vedere dove clicco. Voilà. Quindi qui dobbiamo vedere una O, ok. Qui una X, qui una O, qui una X, qui un'altra O, qui un'altra.
Max e la partita è fatta. Potevo fare sullo start la creazione di un nuovo oggetto, ma mi sono scordato. Quindi se faccio un trish, però si dovrebbe anche arrestare a questo punto. Cioè, se io faccio così, a questo punto c'è una victory, cioè se clicco non succede più niente perché il gioco dovrebbe essere in stato di vittoria e quindi non dovrebbe più fare nulla. Sì, l'unica cosa è che dovrei quantomeno disegnare un bordo, però scusa, qui abbiamo la nostra paint box, quindi io potrei dire canvas punto draw rect in cell bound rect con che stili opacity, facciamo un 0.5 e con lo stile attuale, se riesce, vediamo se c'è qualcosa di già di default di... No, funziona è che non c'è la visualizzazione dello stato di gioco, di tutte queste cose qui, la possibilità di riprendere la partita e quindi mi ha disegnato un tubo. Sta disegnando dove? Che cos'è sta roba qui? Che combini? Ma dove disegni? C'è il bounce direct? Beh, dovrebbe però disegnare sempre in questo punto, in teoria. Se vale questo deve valere anche l'altro, mi viene da dire, quindi a meno che subito non ci sia un non so che di il grid layout non è che per caso ha anche la possibilità di fare i bordi, perché saremmo a cavallo. Style name, style lookup, no, non ha un delle option. Se avesse un border, expand style, aggiunge righe, fix style, quindi non aggiunge nient'altro, se mai capitasse. E magari la RAW Collection, le RAW hanno un... No, hanno la dimensione, il value e tutto, ma non c'è un... Ci sta perché questo è un layout, quindi non dovrebbe neanche averlo da un certo punto di vista. Però io potrei poi trascinargli dentro qualcosa, quindi... Dovrei metterlo un po' su tutte. E queste sono abbastanza... Ma me lo dovrebbe disegnare, quindi... Probabilmente mi manca il brush a un certo punto. Quindi che c'è? Ma la foto che metti nei post del webinar su Instagram sei tu qualche annetto fa, una foto recente? Post dei webinar su Instagram non me la ricordo, però sicuramente di qualche anno fa, perché io faccio raramente foto, quindi ovviamente sono io un po' più giovincello perché non voglio ammettere di invecchiare. Allora faccio quest'ultima cosa e poi, come dire, però il brush rischiamo di stroke brush, è
una classe, quindi cos'è questo standard dash? Forse ce n'è qualcuno già pronto, sarebbe ideale. No, non c'entra una mazza. Array di standard dash, create brush kind color, ok, dobbiamo andarlo a creare. Allora facciamo che lo creiamo nella finestra, perché crearlo per ogni draw ma diventa un po' una menata, quindi lo farei nella finestra. Anche perché non sono sicuro che funzioni, quindi c'è il stroke, stroke brush, ok, quindi senza occhiali stavo, purtroppo però li devo mettere obbligatoriamente, altrimenti non ci vedo un... No, non sono così ceccato, però diciamo che... Allora, solid... no, solid va bene. C'è anche uno stile. No, c'è il... di alpha color. Prendiamo uno dei colori che c'è già. Tipo un... tipo gray. Gray, ottimo direi. Quindi... andiamo a cell stroke, ottimo, quindi qui lo creiamo, qui lo configuriamo una volta per tutte e poi lo vado a passare qui e voglio vedere se stroke brush, se vedo qualcosa attorno alle celle, perché altrimenti non ci spiega. C'è il rettangolo, quindi io dovrei riuscire a vederlo questo bordo. Ma perché? Guarda qua. Perché lo disegni sfalsato? Io questo non lo capisco. Non lo capisco. È lo stesso che uso qui, la Paint Tool, va a buon fine. Anche perché le celle sono qui, quindi perché qui i quadri vengono da tutt'altra parte, infatti si adatta perfettamente. Guida, rectangle of the control. Ah, aspetta però, perché magari ho il disegno dentro. Control bound rect sono position x più l'altezza del controllo, la larghezza. Sì, also. FMX, che canvas stai disegnando? Buona domanda. Quello che mi viene passato nel come parametro, quindi
potrebbe essere quello giusto. C'è l'evento un paint, mi passa il coso, il paint school. C'è un begin scene, un end scene che richiami in automatico, cioè teoricamente non avrei bisogno di fare nulla. Quindi very curious. Size and position. Absolute rect relativo al main form, non penso sia questo. Anche il clip rect, a meno che non ho quello del sender, sì, in teoria, perché il sender passa se stesso e il canvas, a meno che il canvas non sia del form. Axis aligned, quanti rettangoli ci sono? The bigger area by children is controlled, ok. The bound rectangle to be clipped, che di solito è quello che uso io. Ce n'è uno local. Parent direct, the boundary rectangle of the control all'interno del suo contenitore. Io a fare il toto scommessa, li proviamo. No, questo è update rect, è molto troppo settoriale, però. Allora vado per probabilità. Questo non ha funzionato, provo questo. E vediamo se otteniamo qualcosa di diverso. Ok, appunto, già, però è spostato, quindi è quello allora è sbagliato quello sotto. Questo l'avevo già provato prima e non era quello corretto, anche se di solito ho sempre usato questo perché è quello che dovrebbe darmi l'area del rettangolo clip, cioè che non esce dai suoi margini e quindi la perfetta dimensione del controllo in teoria. Però mi stampa sempre là in alto e non capisco come mai. Aspetta però, perché questo oggetto è in un altro parent, quindi secondo me quello che sbaglia è la reference. Fammi vedere un attimo la guida, perché hanno dei parent diversi, quindi secondo me clip rect è giusto. L'unica questione è che lui pensa
Cioè clip rect che cos'è? 00 100 100 ed è sempre uguale, perché per ogni controllo, cioè quello che gli devo dire è di disegnarsi al rettangolo 00 100 100, ma non sul form principale, ma all'interno di quel controllo. Cioè qui sto dicendo a un oggetto di disegnarsi in un rettangolo, non c'è nessun riferimento alla cella tranne per ottenere il rettangolo, che però la cella te lo dà. Quindi io qui uso delle dimensioni assolute della cella nella finestra, però la cella sta in una griglia che sta nella finestra, quindi c'è già un'indirezione in più. Oppure gli dico che questo rettangolo va calcolato prendendo in un certo senso il riferimento apply effect paint to parent specifies the parent of the control. Perché devo dare questo parent? Glielo devo dare perché secondo me occorre dargli un sistema di riferimento in cui trovare quel rettangolo alle coordinate 00, cioè non è lo 00 della finestra, ma lo 00 di quel componente o riferito al contenitore. In realtà forse come parent potrei usare la cella, adesso che ci penso, ho sbagliato anche questo secondo me, perché vedi che lo fa più basso, ma sta usando adesso la grid. Il parent contenitore da usare è la cella secondo me. Dovrebbe essere questo rispetto alla cella è 00100, quindi infatti adesso sono centrate. Ah, ho vinto, ho fatto il tris, quindi adesso sono corrette, perché questo clip rect dice il controllo, l'area che occupa è sempre 00 come locazione in alto a sinistra, poi 100 di larghezza e 100 di altezza, però ovviamente è il rettangolo in cui disegnare dentro il controllo per tenere tutto il controllo, quindi un rettangolo che rappresenta il controllo. Però gli devo dire a questo oggetto: disegnati alle coordinate 00, 100, 100, 00, 100, 100, rimangono sempre invariate, ma di volta in volta è lo 00, 100, 100 della cella. Quindi o trovo il modo di avere un rettangolo che mi dice dove questa cella si sta rappresentando nello stesso parent di questo oggetto, quindi lui conosce un sistema di coordinate e io gli dico in quel sistema di coordinate dove la cella si trova, oppure gli do sempre quel rettangolo 00 100 100, però gli dico trova la cella, quando l'hai trovata 00 100 100 deve riferirsi a quell'effetto. Comunque avremmo anche potuto metterci un effetto, anzi avremmo potuto metterci un effetto glow magari quando ci vai sopra col mouse, perché ci sono anche i trigger, quindi li possiamo triggerare, cioè possiamo mettere un effetto che si attiva quando ci sei sopra, magari c'è il, però in questo caso per funzionare, come dire, funziona, quindi cioè, quantomeno la rappresentazione viene mostrata nella maniera corretta. La cosa che mancherà da fare è mettere qua in tutti i vari update del caso la parte di to do di aggiornamento. Ok, questo ok, in realtà volevo implementare un'altra cosa, cioè lo start per rifare un'altra partita, così possiamo resettarlo. Io cosa vado a fare? Vado a dire che if assigned game session, free and nil distruggo la game session e ne faccio un'altra. Game session create, chiamo il costruttore, riparte da zero.
poi aggiorno se vogliamo il, ma questo invalidate potrei anche metterlo, no, non lo metterlo lì dentro perché è pericoloso, potrei metterlo così, in questo modo se finisce la partita potremmo rilanciarlo. Comunque questo Paint 2 in realtà mi piace, perché quando un oggetto complesso è definito posso anche replicarlo, sì, perché è un po' bruttino con queste X, però come dire, vediamo se riesco a farlo vincere o perdere. Si è fatto il tris start, quindi ogni volta che faccio start posso ripartire. Adesso la partita è finita. Ok, devo mostrare chi sta giocando, devo mostrare lo stato della partita, se è un pareggio o meno, il turno, cioè tutte le varie informazioni, però come dire, abbiamo già sviscerato un pochino di cose. Il codice è relativamente semplice, perché fondamentalmente creo, vabbè, il tratto per le celle, la sessione, distruggo tutto, gestisco il click e passo tutta la logica di gioco che farà i suoi cambiamenti, e poi dico al gioco di aggiornarsi con le modifiche. Io adesso andrò a aggiornare le variazioni di riavvio del gioco, oppure chi sta giocando, quindi l'aggiornamento dello stato di gioco, e poi ho la logica del game, che è relativamente semplice perché ci sono pochi tipi, c'è la mia board che è un array con tutti i simboli, il player, lo stato di gioco, la sessione con la sua board, un giocatore che sta giocando, player 1, player 2, lo stato di gioco, il turno, l'eventuale vincitore, e poi nella logica di gioco fondamentalmente il core diventa controllo della vittoria, che sembrerebbe funzionare però, e quello che è il gioco e cambio turno, quindi stiamo giocando, no, niente, la cella non è vuota, non puoi giocarla, altrimenti diventa tua. Se c'è una vittoria stavi giocando tu, quindi sei l'ultimo che ha giocato, quindi vuol dire che il vincitore sei tu, lo stato è una vittoria, fine. Altrimenti vediamo se abbiamo esaurito i turni, quindi in quel caso siamo in pareggio, fine. Altrimenti stiamo ancora giocando, quindi se giocava il primo giocatore passiamo al secondo, altrimenti mettiamo il primo e incrementiamo il contatore dei turni finché non arriva al massimo. Quindi, ma farlo uno versus uno tramite doppia guy con i socket sarebbe interessante. Qui c'è anche una tecnologia molto carina, che è quella del tethering, cioè dei componenti che posso mettere. Avevo già fatto una live, forse la prima o la seconda live che ho fatto su Twitch, sui componenti, li ho usati molto per fare degli scherzi in realtà, che è un peer-to-peer, quindi in realtà non sarebbe adattissimo, cioè sarebbe adatto perché le applicazioni si cercano e fanno una sorta di discovery, di binding tipo Bluetooth, però se ce n'è una terza potrebbe entrare anche la terza, quindi sarebbe più comodo per una chat peer-to-peer o qualcosa del genere, o per creare una, come dire, un'estensione sul mobile di un'applicazione per il desktop, quindi si possono portare delle azioni, remotizzarle, cioè far sì che quando hai un'azione, un comando agganciato a un pulsante, in realtà vada a triggerare, a eseguire la stessa azione remotizzata su un'altra applicazione che sta da un'altra parte, tu gli dici di accoppiarsi con l'altro dispositivo, di eseguire le operazioni e lui le porta, porta in praticamente le remotizza, quindi cliccare su desktop equivale a cliccare sul device o viceversa. Ci avevo fatto un po' di, però nulla vieta di avere un server, di avere qualcosa del genere, bisognerebbe un attimo strutturarlo in maniera un pochino diversa, che già, però direi che porca miseria, è l'una, quindi è tardissimo. Allora, intanto direi che un po' di cose le abbiamo fatte, ci siamo abbastanza divertiti, ci siamo incagliati nelle cose meno probabili e più assurde, però come dire, più o meno ci siamo, un risultato l'abbiamo ottenuto, qualcosa lo mostriamo con
tanto di effetto, quindi come dire, non ci possiamo lamentare. Ho capito qualcosina di più sulla questione delle coordinate, perché effettivamente c'era questo problemino che lasciava un po' di... No, ma le idee ci stanno tutte, anche perché poi chiaramente con Delphi è relativamente anche facile realizzarle da questo punto di vista, perché ci sono tutti i componenti e quindi non è neanche così complicato da un certo punto di vista, per cui ci può stare provare a pensarlo. Diciamo che la cosa era più che altro nata col concetto di voler fare un... devo andare, buonanotte, ciao Muzio, grazie per il, come sempre, la presenza costantissima. E quindi stavo guardando cosa stavano facendo online, multiplayer Watermelon Game, guardavo se c'era gente che programma in italiano. In inglese ci sono in un po' di persone, però nessuno che... A parte che a quest'ora che vuoi che ci sia. Per cui niente, dai, direi che per stasera abbiamo dato, poi vedremo se l'obiettivo era... Stavo dicendo, mi sono interrotto, era metterci un algoritmo, si chiama Minimax, per fare il calcolo quando hai delle strategie in opposizione di vincita, e fare, non dico intelligenza artificiale perché è solo un algoritmo che praticamente precalcola tutte le possibili strade e sceglie quella con più probabilità di andare a buon fine dal punto di vista della vittoria, e quindi fare un persona versus computer o persona versus altri, e quindi poteva essere interessante fare questa cosa. Quest'ora solo l'altra parte del mondo, in effetti vedo, stavo facendo un... però hanno degli spettatori, tutto rispetto, 200 spettatori, cioè arrivo io con due, diranno sì, beh, ben arrivato. È come aggiungere un tassellino dove nel vuoto. Ora sta vedendo anche ragazze, quindi ho finalmente un po' di lancio anche. In realtà su Twitch vedo abbastanza calling di ragazze, cioè come quantomeno questi giochi un po' strani. Qui cosa sta facendo? Vabbè, non vale la pena fare è un raid, perché siamo pochissimi, è un orario un pochino, poi ci sono troppi utenti qui, quindi in questi canali, per cui che diavolo stanno facendo? Skyrim Special Edition, questa programma e mangia, quindi boh, sarei anche quasi curioso, ma tanto siamo talmente poco che... Vabbè, adesso a parte le stupidate, le stupidere, direi grazie come sempre della presenza, soprattutto chi c'è sempre, che è un appuntamento fisso, e quindi abbiamo portato a casa un mezzo risultato da finire, però come dire, il più è fatto, per cui come dire, la prossima volta lo finiamo. Adesso la prossima settimana non so quando sarà, però potrei già riprenderlo magari lunedì se mi scappa di fare una livettina, perché magari sono un po' più disimpegnato, perché il resto della settimana sarà impegnativa, e quindi... però lunedì post palestra potrei essere mezzo morto, e quindi non lo so, è già il lunedì, vediamo. Questa sera venerdì no, non ci sono in live, magari seguo qualcuno su Twitch, però di solito ne faccio una settimana, dovrei cambiare un po' giorni un po' da questo punto di vista, però come dire, si fa un po' quello che si può. Adesso vedo se fare lunedì o così. Per gli aggiornamenti c'è sempre la mia home page, dove c'è anche il calendario, c'è
c'è il canale Telegram dove ci sono solo le notifiche, quindi non si scrive. Io ho lanciato il comando ma non mi ha... Ah, forse perché un page è troppo lungo e il comando sarebbe home, forse. Sì, esatto. Non mi ricordavo bene, quindi ok, ci sta. Dai, proviamo a fare un ride internazionale, così vediamo. Posizioniamo la nostra figuraccia e, come dire, allarghiamo il giro magari ogni tanto. Così mi toccherà fare live in inglese. Già tremo all'idea, quindi... sviluppo software giochi, però non capisco cosa sta facendo, forse è anche finito perché vedo che si è bloccato tutto e quindi vabbè, niente, dai, lasciamo stare. Ok, allora grazie di nuovo e rimanete aggiornati, comunque le riporto sia nel calendario, le metto anche qua su Twitch, cioè nella pagina iniziale c'è un trafiletto dove ci sono le... Ciao Tranco 74, arrivi giusto in chiusura, però benvenuto. Tra l'altro la prima volta si parlava di programmazione, abbiamo fatto una certa, anche se non abbiamo battuto i record, perché il record l'abbiamo fatto una volta con una live con un mio amico dove abbiamo sviscerato un framework che ha fatto lui e fino a penso l'una e mezza eravamo in live con la gente. Fammi sapere come ti trovi. E la gente non si voleva staccare perché comunque era interessante, però stava gridando basta, piantatela, perché su YouTube c'è ancora, perché ho streamato anche qui, ma qui viene rimossa, ma su YouTube c'è iORM, che è un tool appunto fatto in Delphi con... niente, stavamo scappando perché effettivamente è venuto molto tardi, altrimenti ti ho detto presentati Tranco. Comunque io qui faccio un po' di coding, stasera abbiamo provato a fare un giochino del Tris con... siamo riusciti a ottenere un risultato, non è completo, ci sono un po' di scritte mancanti, però cliccando sulle celle il gioco funziona, si riesce a fare il Tris, non ti dice quando hai vinto, quando hai perso, ma siamo visti questa mattina, ci vedremo domani mattina. Ah, ho capito chi sei. Adesso ho capito, ok, quindi sono arrivato, da questo ho avuto l'indizio. Ok, quindi in realtà ci conosciamo meglio di quanto conoscate in questa chat, che abbiamo un corso in corso, come si suol dire, quindi tra l'altro mi è venuto in mente che devo caricare le slide, dopo lo farò, e quindi sì, abbiamo fatto a maggior ragione tardi, quindi devo stare attento che mi suoni la sveglia, quindi, ma tanto ho il gatto che provvede. Tra l'altro anche una live su MongoDB mi piacerebbe farla, mi piacerebbe provare quel toolettino che lo espone come REST API per vedere un po' come funziona, perché sarebbe interessante, ma eventualmente tutto segno tutto, quindi tra le cose da vedere poi dopo. Niente, di nuovo grazie a tutti, chi è arrivato prima, dopo, mi ha salutato, mi fa sempre molto piacere e ci vediamo, direi, alla prossima. Quindi grazie di nuovo, buon weekend e alla prossima live. Ciao a tutti, buonanotte.